Buongiorno alla professoressa Marconi, nostra direttrice della... No, no, non più. Da 7 giorni non lo sono più. Noi ci affidiamo al classico anno accademico che finisce al 31 di... Ok, Poi, va bene. una volta che uno è direttrice, come una volta che uno è presidente del Consiglio, rimane presidente a vita, Ok. Quindi, benvenuta la nottata, ringraziamo la dottoressa, la professoressa Marconi e ringrazia, ma lascio a lei a questo punto l'incombenza di introdurre e moderare questo importante incontro su un aspetto che necessita certamente di un aggiornamento e di un aumento di consapevolezza fra tutti noi, perché noi ginecologi ostetrici abbiamo un po' questo vizio che una volta che è espletato il parto, il problema è risolto e tutti quanti devono essere felici e contenti. E invece, come vedremo, non sempre è così, ma ci sono modalità diverse di intervento. Quindi, Nanni, prego, lascio a te la parola, ci sentiamo poi alla fine per la discussione. Grazie a tutti gli intervenuti. Buongiorno a tutti, io sono appunto Anna Maria Marconi, ringrazio moltissimo il professor Vercellini per l'invito e voglio esprimere la grandissime congratulazioni a tutto lo staff della commissione scientifica di questo Mangiagalli Journal Club che ormai è diventato un incontro. Direi, boh, nazionale, poi se un giorno farete la traduzione simultanea diventerà anche internazionale, ma seguitissimo e sempre con argomenti di particolare rilevanza sui quali gli approfondimenti sono sempre molto graditi. L'argomento di oggi, come diceva il professor Vercellini, è certamente un argomento che negli ultimi anni è diventato sempre più di interesse, non soltanto di interesse per noi ginecologi ostetrici, ma se ne occupano anche le istituzioni con tutta una serie di progetti e programmi, soprattutto di screening, oltre che di tentativi di risoluzione. Il Ministero della Salute stima che grosso modo tra il 7 e il 12% delle donne soffrono in qualche modo di depressione postpartum nelle sue varie forme. Addirittura il 70-80% delle donne, una volta partorito, sperimentano i cosiddetti baby blues, cioè quelle situazioni di instabilità emotiva che seguono il periodo successivo alla nascita. Solo una piccola parte di queste andranno incontro ad una depressione postpartum, ma certamente possono essere individuate. Quindi io credo che in tutte le nostre maternità, al termine della gravidanza venga somministrato alle donne un questionario proprio per identificare soggetti particolarmente a rischio di sviluppare una depressione postpartum, che poi possono essere agganciati ai servizi dell'ospedale, ai servizi territoriali per ricevere, naturalmente ricevere se lo desiderano, un sostegno in questo senso. Naturalmente la situazione è un pochino complessa, io parlo soprattutto per noi, credo la situazione però sia un po' la stessa in tutta Italia perché buona parte delle nostre puerpere non sono italiane e quindi ci sono non soltanto problemi di comunicazione riguardo alla rilevanza del problema, ma poi anche appunto perché non tutte le strutture dispongono, soprattutto quelle territoriali, di eventuali mediatrici o okay, che possano supportare queste donne che sono le più fragili, che arrivano, adesso non dico sempre dai barconi, ma comunque che arrivano in un contesto che non è il loro, al di fuori dal contesto familiare, quindi con aiuti che possono sono anzi spesso limitati. Allora, le nostre relatrici oggi sono la dottoressa Laura Camoni, che
che è psicologa e ricercatrice dell'Istituto Superiore di Sanità, che introdurrà l'argomento trattando la definizione, l'epidemiologia e i fattori di rischio per la depressione postpartum. Seguiranno le dottoresse Franca Ceti e Nicoletta Giacchetti, psichiatre del Policlinico Umberto I di Roma, che hanno un servizio che si occupa specificamente di questo argomento, e con loro ci parleranno dei vissuti del disagio emotivo perinatale della donna e della coppia. Seguirà la dottoressa Tiziana Battistin, docente del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione Pediatrica dell'Università degli Studi di Ferrara, che ci descriverà i tabù della depressione postpartum. Seguirà una discussione, vedo che siete numerosi. Quindi do la parola alla dottoressa Laura Camoni. Buongiorno e ben arrivata. Buongiorno a tutti. Le chiediamo di condividere il suo schermo per appunto definizione, epidemiologia e fattori di rischio della depressione postpartum. Ditemi se si vede bene. Sì, vediamo. Perfetto. Buongiorno a tutti, grazie agli organizzatori per l'invito. E io, come già detto, sono psicologa ricercatrice presso l'Istituto Superiore di Sanità, in particolare presso il Centro di Riferimento per le Scienze Comportamentali e la Salute Mentale. Oggi parliamo di depressione, non solamente di depressione postpartum, ma di depressione nel periodo perinatale, e arriveremo poi a capire che cos'è questo periodo e perché è importante parlare di depressione in tutto il periodo. E vi do, è il mio reparto di epidemiologia, quindi vi darò un po' di dati e volevo iniziare da capire dove ci collochiamo. Quindi parliamo di depressione a livello generale, di popolazione generale. Quanto è grande il problema? Il WHO, questi sono i dati ultimi del 2022 sulla popolazione generale, ha stimato 280 milioni di persone che hanno avuto un episodio depressivo maggiore, e quindi circa il 3,8% della popolazione. Nella regione europea la stima è di più di 33 milioni di persone, con una prevalenza nel corso della vita del 9% per gli uomini e del 17% delle donne. Questa è una caratteristica importante che dobbiamo ricordare, perché nelle donne la prevalenza della depressione è molto più alta e è sempre circa il doppio di quella negli uomini. Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat ha fatto uno studio nel 2015 in cui ha rilevato 2 milioni e mezzo di persone che hanno sofferto di depressione cronica negli ultimi 12 mesi, e di questi il 2% dichiara di avere avuto sintomi depressivi maggiori nelle ultime 2 settimane. Veniamo all'Italia. In Italia non ci sono studi a livello di popolazione generale recenti. L'unico studio fatto con un'intervista standardizzata, quindi con l'intervista CIDI della DSM, su un campione randomizzato, controllato e quindi rappresentativo della popolazione italiana, è lo studio ESEMED, che è uno studio relativo al 2001-2002, e sono state fatte più di 4.000 interviste. E secondo questo studio, la depressione maggiore in Italia in quel periodo riguardava, con una prevalenza nel corso della vita, quindi un episodio di depressione nel corso della vita, del 10%, e qui vedete sempre una proporzione più alta nelle donne del 13% rispetto agli uomini. Per quanto riguarda l'ansia, perché oggi parleremo anche di ansia, la proporzione è del 16% nelle donne. E anche qui percentuali molto più alte rispetto alla popolazione maschile. Uno studio più recente sulla depressione, lo studio della sorveglianza PASI, che è una sorveglianza gestita dall'Istituto sui determinanti di salute, nel cui ci sono delle domande anche sulla depressione. E in questa sorveglianza nel 2000 hanno fatto più di 55.000 interviste nei 2 anni 2018 e 2020. La prevalenza in questo periodo era del 6,1%. Vedete come si è alzata nel periodo dell'epidemia da Covid, nel primo periodo di chiusura, per poi tornare a livelli quasi precedenti alla pandemia, con una prevalenza del 5,9% alla fine del 2020. E anche questo dato poi lo vedremo nella nostra sorveglianza, che il periodo della pandemia ha costituito un fattore di rischio aggiuntivo per le donne in gravidanza.
E nel periodo perinatale, qual è la prevalenza della depressione nel periodo perinatale? Innanzitutto, alcune premesse: qual è il periodo perinatale? È una depressione che può insorgere o durante la gravidanza o dopo il parto, oppure presentarsi in entrambi i periodi della vita del bambino, della vita, quindi prima e dopo il parto, e quindi definiamo perinatale il periodo che va dalla gravidanza al primo anno di vita del bambino. Ma non confondersi con, è stato già introdotto, la depressione perinatale, da non confondersi con il maternity blues o il baby blues, che è un fenomeno transitorio e lieve che insorge a causa del repentino calo degli ormoni nella donna, si manifesta nei primi giorni dopo il parto e ha una prevalenza molto alta, dal 60 dal 40 al 60%. Si manifesta con sintomi che si possono confondere con la depressione, che sono l'umore basso, l'irritabilità, la tristezza, fluttuazione dei rumori, ansia molto forte, stanchezza e facilità al pianto. Ha un decorso naturale, cioè si risolve naturalmente in 10-15 giorni dopo la nascita del bambino e ha un picco di gravità tra il terzo e il quarto giorno. Molte donne che hanno sperimentato il maternity blues poi possono sviluppare un vero disturbo depressivo nel futuro, quindi è un fattore di rischio per lo sviluppo della depressione e quindi è necessario tenere sotto osservazione le donne che nei primi 15 giorni dopo il parto manifestano questa problematica, da non confondersi poi con un altro disturbo molto frequente nel periodo perinatale, che è il disturbo post-traumatico da stress, dove c'è la presenza di un evento traumatico grave che implica morte o una minaccia o un evento molto, una lesione molto grave che mette in discussione l'integrità propria o degli altri. E la donna ha vissuto di una continua e persistente riesperienza dell'evento traumatico tramite il pensiero, tramite flashback, tramite sogni, e quindi una persistente stato di attivazione fisiologica che la tiene in agitazione. Questo disturbo nel periodo perinatale ha una prevalenza dal 4 al 7%. Un altro disturbo che può insorgere in questo periodo è il disturbo di adattamento, che è diverso dal disturbo post-traumatico da stress, che il DSM definisce come una risposta emotiva e comportamentale disadattiva a uno o più eventi psicosociali stressanti identificabili. E scaturisce da una serie di stress come le pressioni in ambito sociale, professionale, familiare, la sensazione di non essere capaci di gestire una nuova situazione, un nuovo adattamento anche a livello familiare di coppia. Di solito l'esordio è entro 3 mesi dal fattore stressante e dura massimo 6 mesi dopo l'evento stressante. Anche in questo disturbo ci sono dei sintomi di umore depresso che spesso includono anche pianto e senso di disperazione. Una proporzione molto piccola di donne sviluppa una psicosi postpartum, è molto rara e si manifesta quasi sempre in concomitanza con disturbo bipolare, la prevalenza di 2 donne su 1000, ed è caratterizzata da sintomi molto più gravi come allucinazioni, cambiamenti dell'umore rapidi, disturbi del sonno, e si manifesta nelle prime settimane dopo il parto e può durare per molti mesi anche dopo la nascita. Vi parlo anche del disturbo di ansia perché parleremo anche di questo ed è caratterizzato da una paura generalizzata oppure specifica su un determinato argomento. E è caratterizzato dall'evitamento, tensioni muscolari, difficoltà a concentrarsi, irritabilità, irrequietezza. Questi sintomi possono portare a difficoltà nella vita quotidiana e se si sviluppano prima del parto possono portare anche a un parto pretermine. In generale possono impattare negativamente con la relazione fra madre e bambino e la prevalenza nel periodo perinatale è dell'8%. Veniamo quindi alla depressione nel periodo perinatale. Come si caratterizza? Per il DSM-5, questa è la definizione di disturbo depressivo maggiore in generale. I criteri diagnostici indicano che una persona deve manifestare contemporaneamente 5 o più dei seguenti sintomi: umore depresso, quindi sensazione di vuoto, senza speranza, sentirsi triste, perdita di interesse nel piacere di fare qualsiasi cosa. Problemi di peso, sia aumento o perdita repentina di peso, agitazione o rallentamento psicomotorio, stanchezza cronica e perdita di energie, sentimenti di colpa, di indegnità, di inadeguatezza,
eccessivi o inappropriati rispetto al contesto, difficoltà nella concentrazione e nel pensiero, nella cognizione e ricorrenti pensieri di morte. Molto spesso questo porta anche a ricorrenti azioni suicidarie o tentativi reali di suicidio. Per fare diagnosi di disturbo depressivo maggiore, le donne devono avere uno dei seguenti sintomi, cioè uno di questi seguenti sintomi deve essere almeno umore depresso o perdita di interesse. Nella depressione minore sono necessari almeno due di questi sintomi, di cui almeno uno umore depresso o perdita di interesse. Questo nella depressione maggiore. In realtà nel DSM-5 non c'è differenza, l'unica differenza è l'esordio, che deve avvenire nel periodo perinatale. Quindi per soddisfare i criteri diagnostici, le donne devono riscontrare 5 dei sintomi descritti durante la gravidanza o nelle prime 4 settimane dopo il parto per quanto riguarda il DSM-5, nelle prime 6 settimane per quanto riguarda l'ICD-10. Quindi non c'è una diagnosi precisa per quanto riguarda i manuali diagnostici. Quello che cambia dalla diagnosi di depressione, diciamo, nella popolazione normale, è semplicemente l'esordio, che deve avvenire durante la gravidanza o il periodo successivo al parto, 4 settimane o 6 settimane. È caratterizzata quindi dagli stessi sintomi e comprende gli stessi cambiamenti affettivi, comportamentali, fisiologici e cognitivi. Quali sono i principali fattori di rischio? Questa è un'infografica dell'ultimo report della WHO uscito nel 2022 proprio sulla salute mentale nel periodo perinatale, dove si sintetizzano i principali fattori di rischio che sono stati trovati, ma sono fattori di rischio che interessano non solamente paesi ad alta paesi industrializzati, ma anche tutto il mondo. Quindi è presente difficoltà alla povertà, difficoltà di alimentazione. E questo lo dico perché gli studi ci dicono che il fattore economico è un fattore di rischio molto importante, e la prevalenza nelle persone che vivono in paesi a basso sviluppo o a bassa industrializzazione, prevalenza di depressione postpartum e perinatale è molto più alta che nei paesi ad alta industrializzazione. Altri fattori di rischio possono essere la gravidanza durante l'adolescenza, un parto difficoltoso, stressante, mancanza di educazione o poche possibilità di educazione, quindi di un livello di scolastico basso, una gravidanza non voluta, non ricercata, o difficoltà a trovare una gravidanza, l'uso di sostanze e la mancanza di supporto sociale. Molti di questi fattori di rischio li troveremo poi anche negli studi italiani. Perché sono importanti saperlo? Perché sapere che questi fattori di rischio sono a livello mondiale riconosciuti come fattori di rischio predisponenti depressione, e se in una donna che è praticamente predisposta, o perché si sommano più fattori di rischio, ci può portare ad avere particolare attenzione nel momento in cui noi ci troviamo a avere contatto con una donna, per esempio, che ha una gravidanza durante l'adolescenza, o con una donna che non ha un livello di istruzione alto o riferisce di avere gravi problemi economici. La depressione è una delle complicanze più frequenti che può insorgere durante la gravidanza, è una patologia ancora purtroppo sottodiagnosticata, infatti più del 50% delle donne con depressione in gravidanza e quasi il 70% delle donne dopo il parto non riceve una diagnosi adeguata. E anche una delle complicanze più non trattate, solamente l'8,5% riceve un trattamento adeguato, dove per trattamento si intende un trattamento che è maggiore di 6 mesi in gravidanza, e solamente il 6% lo riceve dopo il parto. Inoltre la maggioranza delle donne ha difficoltà di chiedere aiuto, perché ha paura di parlarne, perché ha paura di non saper fare fronte alla necessità del bambino, in certi casi ha paura che parlandone possano portarle via il bambino, perché sperimenta qualcosa che è completamente diverso da quello che il luogo comune della donna in gravidanza, della donna che ha avuto un figlio, ci dice, cioè che deve essere il momento più bello della vita, in cui si sperimentano solamente emozioni e sensazioni positive. Quindi a volte le donne, ma anche la famiglia, non riesce a riconoscere un disagio e non riesce a chiedere aiuto.
Quindi quanto è grande il problema della depressione nel periodo perinatale? E tra il 10 e il 20% delle donne riferiscono sintomi depressivi in gravidanza e nel periodo postpartum e, come abbiamo già detto, con proporzioni più alte nei paesi a basso e medio reddito. Il 25% riportano sintomi ansiosi in gravidanza. Spesso l'ansia e la depressione si presentano contemporaneamente. E queste stime, se voi vedete la letteratura, ci sono numeri di tutti i generi, perché dipendono dalla popolazione che viene esaminata, dal periodo di tempo considerato, quindi prima o dopo il parto, e soprattutto dagli strumenti che vengono utilizzati e dal cutoff degli strumenti che vengono utilizzati. Vi faccio vedere una tabella degli ultimi studi usciti in Italia, che ci è servita per fare una revisione sistematica che trovate sugli annali dell'Istituto Superiore di Sanità. E come vedete, innanzitutto questi sono tutti campioni molto piccoli, e quindi dove la variabilità della stima dipende anche dalla numerosità. Sono centri diversi fra di loro, sono consultori, ospedali, dipartimenti di ginecologia e ostetricia ospedalieri. È chiaro che oppure punti vaccinali, quindi qui si fa dopo lo screening viene fatto dopo il parto, nei consultori viene fatto durante i corsi di preparazione al parto, prima del parto, e questo influisce sulla stima. Un consultorio. Presupponiamo che vede donne che stanno bene con gravidanze normali e li seguono nel corso di preparazione al parto. Un ospedale potrebbe vedere, sappiamo che sono questi, vedono donne che hanno gravidanze a rischio, a rischio ostetrico, oppure ospedali che vedono, oppure dipartimenti di psichiatria degli ospedali che vedono donne già a un secondo livello. E con rischi già accertati di depressione nel periodo perinatale. E infatti le prevalenze sono molto diverse e molto varie. La prevalenza dipende anche dal cutoff dello strumento. Il test più utilizzato è il test di Edimburgo, l'EPDS, e come vedete il cutoff utilizzato è molto diverso. Ovviamente più ci si alza col cutoff e la prevalenza sarà sempre più bassa, più ci si abbassa, avremo stime più alte, dove però i falsi positivi sono molti di più. Il manuale dell'EPDS prevede un cutoff di 9-10 come strumento di screening e studi di popolazione e ma di maggiore di 12-13 per gli studi su popolazioni particolari, per gli studi di efficacia, quindi per motivi di ricerca, diciamo, perché poi le donne comunque, questo l'EPDS è uno strumento di screening, quindi determina il rischio evidenzia il rischio di avere una depressione, che poi va confermato con strumenti più approfonditi, quindi diagnostici, e poi ovviamente non ha senso fare uno screening se poi non c'è un percorso già preparato dove inviare la donna che possa seguire la donna veramente. E vi mostro questo studio che è stato fatto a Brescia, anche con la collaborazione dell'Istituto, dove hanno partecipato 11 consultori di tutta Italia. È uno studio del 2020. 2019-2020, e vedete come la depressione nel periodo prenatale è del 6% e postnatale è del 20%, con una prevalenza totale del 9%. In questo studio le donne avevano un rischio quasi triplo di avere una depressione nel periodo successivo al parto rispetto a quello precedente al parto. E quello che vi volevo far notare è come cambia anche la prevalenza a seconda del periodo in cui viene fatto. E nel periodo postnatale c'è proprio un gradiente. La prevalenza dalla prima alla tredicesima settimana è del 18%, poi passa al 21% e a 40 settimane dal parto diventa del 37%. Mentre nel periodo prima della nascita sembra il secondo trimestre sembra essere un periodo in cui c'è una prevalenza molto più alta ed è il periodo in cui di solito viene fatto lo screening. Vi mostro adesso i dati di questo network sulla salute mentale perinatale, che è un network di centri clinici, unità operative di tutta l'Italia. Attualmente sono 20 unità operative di 8 regioni, che nel 2020 si sono messe insieme e hanno iniziato un'indagine che sta anche proseguendo. La prima indagine era con dati retrospettivi
2019, 2020 o 2021 con dati aggregati, e poi da novembre del 2022 abbiamo iniziato a, a effettuare uno screening su tutte le donne che accedevano a questi centri, somministrando una scheda di variabili socio-economiche, demografiche comune, le PDS e il GAD-7 per quanto riguarda la rilevazione del rischio di ansia. È uno studio approvato dal Comitato Etico dell'Istituto a giugno del 2021, il cui responsabile scientifico è Gianma Calamandrè, che è la responsabile del Centro di Riferimento delle Scienze Comportamentali. Queste sono le unità operative partecipanti e sono unità molto diverse fra di loro. Ci sono unità ospedaliere che vedono gravidanze a rischio, ci sono reparti di psichiatria ospedalieri, consultori, il Bambino Gesù, che è l'ospedale più pediatrico, più grande italiano, credo, comunque di Roma, sicuramente un punto di riferimento, che vede donne che hanno gravidanze normali, che però sanno che avranno bambini con problematiche neurologiche o chirurgiche, quindi che dovranno essere operati subito dopo la nascita, e ci sono centri vaccinali anche, cioè aziende che fanno lo screening nei centri vaccinali, quindi durante nel periodo successivo al parto. Questa è la prevalenza che noi abbiamo rilevato nel nostro studio, molto più alta di quello di cui abbiamo parlato fino adesso, del 11% nel 2019 ed è arrivata al 24% nel 2022. Ci sono da considerare due cose. Prima di tutto la grande difformità di questi centri. Come vi ho detto, non sono centri che possono rappresentare tout court i centri italiani o la realtà italiana, perché sono centri troppo specifici, troppo specializzati in certi settori. Secondo, che noi stiamo rilevando proprio il periodo del Covid, e questo lo sappiamo da molti dati. In questo periodo le donne sono state un gruppo particolarmente a rischio, perché non hanno avuto i contatti che avevano di solito con le ostetriche durante la gravidanza, le hanno fatte tutte da sole le visite in alcuni casi, hanno fatto i monitoraggi da sole senza poter essere accompagnati e condivisi e aiutati dal partner. I corsi di preparazione al parto, che molte volte venivano fatti in compagnia del partner o di altri familiari, sono stati fatti online a volte, quindi in maniera completamente isolata, e questo ha compromesso e ha aumentato il rischio di depressione in queste donne. Un'altra cosa importante che mi piaceva sottolineare è che nel preparto la prevalenza è molto più alta che nel postparto, e questo ci conferma l'importanza di guardare a tutto il periodo, non solamente al periodo del postpartum, ma anche al periodo del preparto, dove molte donne possono essere intercettate e portate direttamente a un trattamento che le possa aiutare. E, considerando le PDS con un cutoff molto più alto, che è maggiore o uguale a 14, che in letteratura viene indicato come un cutoff quasi vicino alla diagnosi di depressione, la prevalenza diventa quasi del 7%. Quindi comunque una prevalenza nel 2022 molto alta, e anche qui nel preparto è molto più alta che nel postpartum. Per quanto riguarda lo screening del rischio di ansia, nel 2022 nel nostro campione il 15% delle donne aveva un rischio di ansia, anche qui più alta nel preparto rispetto al postpartum, e l'11% mostrava del campione totale a un punteggio alto sia per l'ansia che per la depressione. E questo per noi è importante, perché forse non bisogna solamente pensare alla depressione, ma anche all'ansia, che spesso è molto collegata ai sintomi depressivi e che molto spesso vengono in qualche modo sminuiti o non considerati, perché è quasi normale averli, no? Perché uno bisogna adattarsi a una situazione normale, quindi in qualche modo la donna neanche lo dice, neanche chiede aiuto per questo. Queste sono le varie prevalenze nel periodo del preparto e del postparto, sia per il rischio di depressione che per il rischio di ansia. Vi volevo solamente far vedere
come questo campione non può essere rappresentativo della realtà italiana, il bambino Gesù ha una prevalenza nel preparto del 40%, ma qui, come vi ho detto, ci sono delle donne che sanno che dovranno affrontare problematiche molto forti nel momento in cui partoriranno, e per quanto riguarda l'ansia del 29%, ci sono altri centri che sono consultori che hanno prevalenze più aderenti a precedenti dati in letteratura. Abbiamo fatto un modello di regressione logistica per vedere nel campione italiano quali possono essere le variabili associate al rischio di depressione con un cutoff della PDS sempre maggiore o uguale a 9, e sono il non poter contare sul sostegno di parenti e amici e una condizione economica grave. Queste donne hanno un rischio doppio, più del doppio rispetto alle donne che hanno il sostegno e che hanno una condizione economica adeguata. Di sviluppare di avere un rischio di depressione, e qui ritorna anche il discorso che è presente in letteratura, che abbiamo già detto, la condizione economica e il livello che è strettamente collegato anche al livello di educazione, sono dei fattori di rischio provati per il rischio di depressione, mentre l'essere casalinga sembra essere un fattore protettivo. Forse perché la donna che è a casa ha più possibilità di sapere, di poter, almeno in questo periodo, perché noi l'abbiamo fatta nel periodo del lockdown, quindi dal 2000, è il periodo del 2021-2022, l'essere casalinga, lo stare a casa, forse gli ha aiutate a migliorare la gestione sia personale che familiare e del bambino stesso. E per quanto riguarda il rischio di ansia, anche qui ritorna in maniera molto forte la condizione economica grave e non avere il sostegno di parenti e amici, e anche le donne che sono ricorse alla procreazione medicalmente assistita hanno il 62% hanno un rischio più alto di avere dei sintomi di ansia durante questo periodo. L'aver partecipato ai corsi di assistenza alla nascita invece è un fattore protettivo, e questa è un'informazione importante, perché ci dice che questo lavoro che viene fatto quotidianamente da tanti anni nei consultori di aiuto e di percorso prima della nascita per la donna è sicuramente un fattore contenitivo dell'ansia e le aiuta realmente a capire quello che potrà succedere dopo, o forse anche a sapere che lì c'è qualcosa, che in quel posto c'è un posto accogliente dove chiedere aiuto nel futuro. E quali sono i tipi di intervento che questi servizi hanno messo in atto dopo lo screening? E sono nel totale quasi il 60% fa counseling non definito, cioè non sappiamo che tipo. E la psicoterapia viene svolta dal 3,3% delle persone, e la farmacoterapia è una proporzione molto piccola, e molte persone vengono inviate il 4% delle persone vengono inviate ad altri servizi. Il 20% fa interventi psicosociali, e quindi che vengono fatti o nello stesso posto o sempre su invio in altri servizi. Perché è importante parlare di depressione nel periodo perinatale? Perché quali possono essere le conseguenze di una depressione, di un'ansia molto forte in questo periodo? Innanzitutto, per la madre, gli studi ci dicono che ha un effetto negativo sulla capacità di accudimento, fa aumentare l'uso di alcol e di altre sostanze di abuso, aumento di peso per una dieta inadeguata, per non sapersi aver cura di se stesse, pensare al proprio benessere, e per quanto riguarda la depressione è stato provato che aumenta il rischio di suicidio nel periodo postpartum. Per il bambino gli studi ci dicono che aumenta il battito cardiaco fetale, la riduzione della lunghezza fetale, il basso peso alla nascita, in generale un ritardo nella crescita intrauterina. Dopo la nascita può portare a disturbi psicosomatici del sonno e ad un ritardo nello sviluppo cognitivo, emotivo, del linguaggio e disturbi dell'attaccamento con la madre, ma anche con il padre, perché la depressione non riguarda solamente il bambino e la madre come conseguenze, ma anche il padre, perché ci sono degli studi che ci dicono che si associa la depressione a un maggior rischio di depressione nel padre e della relazione con il bambino e con la coppia in generale, e quindi anche la relazione familiare.
e conseguenze anche dal punto di vista economico, dicevamo. Questo è uno studio del 2014 fatto in Inghilterra, dove hanno stimato i costi della depressione perinatale, sia come costi sociali e sanitari, in altri settori pubblici, vedete questa grafica a torta, e nella società più ampia, quindi giorni di vita persi, giorni di lavoro persi. E la stima totale è di 8 milioni di sterline. Se non si fa qualcosa per far fronte al problema della depressione perinatale, questo è il costo stimato invece se si fa qualcosa, quindi molto più piccolo. E un aggiornamento di questo studio, fatto sempre riferito però a dati del 2012-2013, il costo della depressione perinatale è stimato in 78.000 sterline per donna e circa i tre quarti di questi sono dovuti all'impatto a lungo termine sul bambino. Per quanto riguarda l'ansia, anche qui la stima è molto alta, è 34.000 sterline per donna. E anche qui l'impatto sul bambino è più della metà. Quindi per noi è importante sottolineare l'importanza di questi programmi di screening, anche se le linee guida internazionali ne vincono l'efficacia alla messa in atto di percorsi terapeutici mirati. Abbiamo già detto che non serve fare uno screening e quindi rilevare le donne che sono a rischio di depressione se poi non c'è già un percorso chiaro, ben definito, dove la donna può fare un approfondimento diagnostico, un trattamento e soprattutto una follow-up del trattamento, quindi una valutazione del trattamento che ha eseguito. In nessuna linea guida viene raccomandato infatti uno screening universale, soprattutto perché viene ritenuto non consigliabile in termini di costo e efficacia, però la pratica clinica ci dice che l'individuazione precoce di problemi di salute mentale nelle donne migliora gli esiti di salute sia della madre che del bambino. E quindi sono incentivati, sono raccomandati da tutte le linee guida programmi integrati di screening e presa in carico, perché garantiscono i migliori outcome nella pratica clinica. Questo è l'ultimo report, sempre che vi ho mostrato prima, del WHO, dove viene proposto questo modello, Step Care Model, che è un modello a gradi, dove le donne che hanno disturbi mentali lievi ricevono interventi a bassa soglia di specializzazione e via via le donne che hanno interventi, che invece hanno problemi mentali più gravi, hanno, insomma, gli viene fatto un intervento molto più mirato, molto più costoso da persone molto più specializzate. Questo solamente nei casi in cui è presente un forte disagio e in questo caso qui si potrebbe, secondo questo modello, risolvere il problema del costo e quindi limitare solamente alle donne che hanno veramente problemi seri un costo, una prestazione più specifica, più specializzata e però diciamo, proporre a tutte le donne, anche le donne con un disturbo mentale lieve, un intervento a bassa soglia di specializzazione. E quello che mi preme in chiusura, che mi preme sottolineare, è che tutti questi tipi di interventi devono avere come base un approccio unitario e globale alla persona, secondo un modello che viene chiamato biopsicosociale, che impiega sistematicamente fattori biologici, psicologici, sociali e tutte le loro possibili interazioni nella comprensione della salute psicofisica della donna, del bambino e anche della relazione con la famiglia e con la coppia e nella scelta dell'intervento terapeutico. E in questo senso l'approccio multidisciplinare è un approccio vincente perché in questo modo varie collaborano a questo approccio, a questo intervento, vari professionisti con le loro competenze, le loro specialità, e quindi ginecologi, pediatri, psicologi, professionisti sociali, educatori, tutti partecipano in modo coerente e organizzato al raggiungimento del benessere, inteso non solamente come assenza di malattia, così come dice il WHO, ma come uno stato di salute armonioso, di salute mentale, sociale, psicologica e anche spirituale. Vi mostro gli ultimi due lavori che abbiamo fatto. Questo è il rapporto ISIS, anche appena uscito, con i dati che vi ho mostrato e che trovate nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità, e poi un volume che è la salute mentale nel periodo perinatale, è svolto con alcune psicologhe cliniche che lavorano da tanti anni nel settore.
in cui ci sono appunto, proprio secondo un approccio multidisciplinare, il contributo di moltissimi professionisti. Anche la professoressa Ceti e Giacchetti, che parleranno dopo di me, hanno collaborato a questo volume, nel quale cerchiamo appunto di comprendere tutte le possibili sfaccettature che questo che implica la salute mentale in questo periodo essenziale nella vita di una donna o di una coppia, perché qui si giocano i destini, abbiamo visto, non solamente della donna, ma anche del bambino e dell'intero nucleo familiare. Io ringrazio tutti le persone che collaborano alla nostra rete, sottolineando che è una rete aperta, quindi se qualcuno vuole partecipare mi può contattare e possiamo vedere come inserirlo nella rete, ma è una rete completamente dinamica in cui i centri collaborano e si aggiungono in continuazione. Grazie tantissimo, questa è la mia mail, se qualcuno vuole chiedere informazioni o vuole altre informazioni. Grazie. Grazie mille, dottoressa. Come avevamo detto, lasceremo la discussione alla fine. Io ho un'unica domanda che non c'entra con la depressione per il Natale, cioè c'entra sì, ma nei dati che ho presentato sulla depressione nel mondo, sì, l'età dei soggetti qual era? Quelle erano tutte le fasce di età. E vengono interrogati da dove iniziano? Da che età? Credo da adulta, e quello che non riesco a vederla, quello che dall'età adulta mostra una prevalenza molto più alta tra i maggiori di 65 anni rispetto ai minori. Quindi dai 18 ecco. a quindi 100 in più. Poi è altissima, vabbè, ok. Va bene, quindi cioè va bene, insomma, si fa per dire, quindi proseguiamo nella nostra giornata con le dottoresse Franca Ceti e Nicoletta Giacchetti. Credo si organizzeranno loro, chi parla prima, chi parla dopo. Sì, buongiorno, eccoci. Allora, un attimo. Appunto, il vissuto del desiderio emotivo per il Natale della donna e della... Sì. Noi vi vediamo, comunque vi salutiamo, buongiorno, io sono Franca Ceti e sono qui insieme alla dottoressa Giacchetti, siamo due psichiatre con una formazione psicodinamica che da oltre 18 anni gestisco all'interno del Dipartimento di Psichiatria della Sapienza, un servizio dedicato alla psicopatologia del periodo della gravidanza e del postpartum. Il nostro è un servizio integrato all'interno del Policlinico, infatti abbiamo una collaborazione molto stretta con i colleghi della neuropsichiatria infantile per valutare le dimensioni diadiche, quindi delle relazioni alla madre del bambino, e con i ginecologi. Il nostro servizio prevede proprio la presa in carico dei pazienti, quindi ci sono vengono effettuate delle valutazioni cliniche, e vengono seguiti lungamente, abbiamo una terapia di gruppo per cercare di mantenere un filo con le pazienti, e viene vista la relazione del bambino, come dicevamo, da parte delle neuropsichiatre infantili, e adesso la collega ci illustrerà diciamo un po' delle riflessioni che vengono da questo lungo, diciamo, da questa lunga attività che ormai è quasi ventennale. Prego. Buongiorno a tutti, vi ringraziamo innanzitutto per l'invito. Cercheremo di approfondire quali sono i vissuti individuali, specialmente quelli materni della coppia, nell'ambito della depressione perinatale. La collega precedentemente, la dottoressa Camoni, già ci ha illustrato quali possono essere tutte le varie forme di disagio emotivo che si può incontrare durante il periodo perinatale, e ciascuna con le sue caratteristiche, dove però vedremo che nel corso della presentazione quello che noi vorremmo un pochino sottolineare è come tutti questi disturbi, specialmente ovviamente quelli dello spettro ansioso-depressivo, nonostante abbiano le caratteristiche fenomeniche proprio dei disturbi appunto dell'umore, dei disturbi dello spettro ansioso, tuttavia ci siamo resi conto che il più delle volte possono configurarsi come un vero e proprio disturbo depressivo maggiore o piuttosto come un vero e proprio disturbo d'ansia, ma sono delle manifestazioni sintomatologiche
la cui radice va un pochino ricercata all'interno della struttura identitaria della donna che sta attraversando questo periodo. Cioè è necessario, e quindi mi rifaccio sempre anche alle conclusioni della collega precedente, mai come che in questo periodo una personalizzazione delle cure, nel senso che l'esperienza della gravidanza e della maternità in generale viene vissuto in una maniera specifica da ciascuna donna e che ha molto a che fare con la propria struttura di personalità, che a sua volta risente moltissimo di come diciamo è stato in qualche modo il loro passato e il loro essere state figlie. Adesso vedremo in che modo. Abbiamo già visto che ovviamente tanti sono anche altri fattori che possono incidere nell'ottica di un modello biopsicosociale su cui non mi soffermo perché è già stato riferito. La cosa che però mi interessava sottolineare è che anche gli studi più recenti, come questo lavoro del JAMA dello scorso anno, che è una meta-analisi, ci fa vedere che effettivamente tra tutti questi vari fattori biopsicosociali, fattori come la bassa soddisfazione relazionale e difficoltà socio-economiche siano state accettate a una maggiore prevalenza di disturbi dell'umore nelle diade dei genitori, cioè sia negli uomini che nelle donne. E come vedremo nel corso di questa presentazione è necessario parlare anche degli uomini, cioè dei compagni di queste donne, perché hanno un ruolo importante nell'evoluzione anche sintomatologica di questo tipo di disturbi. Questo perché? Perché è evidente che laddove ai fattori diciamo biopsicosociali, cioè ai fattori, ai cambiamenti neurobiologici che impone la gravidanza e alla riduzione, diciamo a una rimodulazione della relazione di coppia, alla transizione di ruoli, tutto questo incide in qualche modo negativamente laddove ovviamente la coppia già ha delle caratteristiche di fragilità. E chiaramente se non si lavora anche sulla coppia e si lavora soltanto su una persona della diade, questo può essere un intervento parziale o quantomeno non del tutto incisivo nella sintomatologia della donna stessa. Come abbiamo visto, chiaramente tutti questi fenomeni si sono inaspriti durante il periodo del lockdown e la collega già ha mostrato quanto siano stati incisivi i sintomi ansioso-depressivi in questo periodo, per ovvi motivi che non stiamo a ripetere perché già sono stati esplicitati, però questi dati ci sottolineano quanto un elemento che già è presente in condizioni normali, cioè un vissuto talvolta incisivamente drammatico di solitudine da parte della donna, e questo in particolare perché sempre più di frequente la gravidanza viene vissuta all'interno di famiglie nucleari, non di famiglie allargate. Prima la gravidanza era un fenomeno anche un po' più collettivo, cioè riguardava la famiglia di origine, ma riguardava anche la famiglia in senso più esteso. Quello che noi vediamo spesso in ambulatorio è proprio questa difficoltà di poter condividere da parte della donna le proprie ansie e i propri timori con persone che gli stiano affettivamente vicino. Spesso sono famiglie che sono lontane dal luogo d'origine, non c'è una rete sociale o sono in difficoltà anche proprio perché il modello di riferimento è quello prima della dolce attesa in gravidanza e poi il momento della gioia quando nasce un bambino. Tutte cose che da una parte sono molto ricercate, ma dall'altra è molto difficile da raggiungere. Allora, questo per dire che diciamo così, mai come nel periodo della gravidanza, ciò che è stato il passato della donna, e in particolare se ci sono state avversità nel periodo dell'infanzia, in particolare della prima infanzia, oppure se ci sono stati stress prenatali di qualsiasi tipo, per esempio anche fenomeni che possono andare da lutti a perdite di lavoro, eventi che incidono negativamente, oppure anche eventi che si verificano nel corso del parto, hanno una ricaduta non solo sulla donna, ma fondamentalmente, da qui ritorniamo a perché è importante dare un senso a questa depressione perinatale, si crea già in utero una
un'enorme programmazione epigenetica che ha delle ripercussioni a 360 gradi anche nello sviluppo del bambino e che può predisporre a una serie di patologie più gravi che si manifesteranno poi nell'età adulta. Del resto ormai è riconosciuto in letteratura che i primi 1000 giorni dal concepimento, i primi 2 anni del bambino, sono considerati proprio i periodi più critici dello sviluppo, dove oltre alla vulnerabilità genetica le esperienze precoci determineranno una maggiore solidità o debolezza della struttura individuale. Che vuol dire questo? Che effettivamente è l'unico periodo della vita dove è possibile, agendo sulla donna, poter fare un'azione di prevenzione primaria sul bambino e di prevenzione secondaria per i disturbi ovviamente più gravi che può sviluppare la donna. E quindi diventa quanto mai importante avere un'azione che sia incisiva su questo periodo, anche perché ormai i figli, è comprovato che i figli appunto di genitori per esempio depressi hanno una probabilità che è 3-4 volte maggiore di avere anche un episodio depressivo nel corso della loro vita rispetto ai figli di genitori non depressi, e comunque di sviluppare un disturbo di area psichiatrica che varia tra il 41 e il 77% nei bambini di genitori depressi rispetto a figli di genitori non depressi. Quindi sono dati molto allarmanti. Ora cerchiamo di capire che cosa avviene a livello di vissuto, quindi durante il periodo della gravidanza e del postpartum. Questo è un campione di donne e di uomini durante il periodo della gravidanza rispetto per esempio a vissuti di ansia o di depressione. Allora, la cosa che ci preme sottolineare è che vediamo che anche in gravidanze fisiologiche, cioè di donne che non hanno una diagnosi già di disturbo ansioso depressivo, vediamo che sin dal primo trimestre sia gli uomini che le donne, nel momento in cui sanno di diventare genitori, esperiscono, ovviamente le donne in quantità maggiore rispetto agli uomini, un picco d'ansia, cioè un picco d'ansia che è anche un momento di grande allarme, però è anche fisiologico appunto, perché è una cosa nuova, si comincia a immaginare come sarà essere genitori. Quando è il secondo trimestre tutti questi sintomi tendono a scemare, perché finalmente un pochino questa notizia è stata un po' metabolizzata. Voi considerate che in letteratura viene descritto il primo periodo della gravidanza come un periodo di blanc de fin, cioè vuol dire che la donna nel primo periodo è molto in ansia, perché è concentrata fondamentalmente sull'allarme generato da questa notizia, anche se gradita, perché è concentrata anche su cosa succederà al mio fisico, che cosa succederà, e il bambino per un primo periodo rimane un pochino sullo sfondo delle rappresentazioni, perché c'è più il timore di immaginarsi il dopo. Nel secondo trimestre tutto questo va a scemare, proprio perché ovviamente comincia a esserci una rappresentazione interna maggiore di questo bambino. Voi considerate che c'è tutto un processo per cui il bambino, dal bambino fantasticato prima in età adolescenziale di come potrebbe essere madre in un futuro, diventa il bambino immaginato in gravidanza, per poi diventare il bambino reale nel momento in cui questo nasce. Lì c'è l'incontro. Ora, sicuramente a questa maggior escalation dei sintomi fa anche riferimento il fatto che sempre di più anche le tecniche diagnostiche ti consentono di vedere questo figlio, no? E quindi ti consentono anche una realizzazione concreta di quello che sarà, che esiste questo bambino, che non è soltanto nella tua mente. E questo è un'arma a doppio taglio, anche perché da una parte sicuramente questo facilita anche il contatto, specialmente per il partner, dell'iniziale rappresentazione di come sarà essere genitori, però nello stesso tempo talvolta si assiste anche a un'eccessiva medicalizzazione della gravidanza, per cui alla fine diventa quasi come se dovessi monitorare una malattia piuttosto che una tranquillizzazione rispetto al fatto che vada tutto bene. Quindi bisognerebbe sempre trovare, ad eccezione ovviamente dei casi in cui questo è necessario per motivi di salute, a non rendere questo evento forse eccessivamente medicalizzato.
Poi chiaramente l'ansia aumenta nel corso del terzo trimestre in prossimità del parto e poi chiaramente il picco c'è nel momento in cui c'è il distacco, cioè nel momento in cui il bambino nasce e in particolare questo avviene nella donna perché è il momento della grande separazione. Ora noi dobbiamo, cioè il bambino diventa reale. Va sottolineato che proprio perché il vissuto delle donne non è per tutte uguali, perché poi la domanda delle domande è come è nato questo figlio, cioè era un figlio desiderato, era un figlio voluto, un figlio nato perché per puro caso, è un figlio ricercato con la PMA, cioè tanti fattori possono incidere a rendere questi sintomi maggiori o minori. Bisogna anche considerare che spesso il desiderio di gravidanza e il desiderio di maternità non coincidono, cosa vuol dire? Che specialmente adesso in cui appunto la gravidanza viene spostata molto in là anche con gli anni eccetera, spesso in alcuni casi, non sempre però, la rappresentazione della donna a un certo punto deve essere anche della donna madre che diventa quasi espressione di una sorta di potenza rigenerativa oltre che di affermazione già nell'ambito professionale o di sé. Quindi poi nel momento in cui il bambino nasce, qui le cose si complicano perché ci si immagina che il bambino sarà un po' un essere che si potrà in qualche modo accomodare a seconda dei desideri e degli impegni del genitore e poi questo non avviene, ci insorgono dei problemi. Per la depressione, poi adesso ne parleremo meglio, per la depressione vediamo che chiaramente l'andamento negli uomini e nella donna nel corso della gravidanza ha un picco diciamo, nel momento della nascita perché nasce il senso di responsabilità, insomma il figlio ti evoca il fatto che ormai la tua vita è cambiata definitivamente, non sarà più come prima e quindi c'è comunque anche nelle gravidanze più volute un momento in cui c'è comunque una preoccupazione anche sul fatto di rappresentarsi, i genitori ce la farò o non ce la farò, in grado. Poi chiaramente tutti i sintomi diciamo della sfera blandamente depressiva vanno a scemare e un pochino aumentano per le preoccupazioni sane diciamo rispetto a come andrà il parto e poi in persone sane tutto questo va a scemare. Ora cerchiamo di capire perché è così difficile diventare diciamo affrontare questo momento e perché se vogliamo anche la depressione materna e la depressione perinatale effettivamente sono una sorta di depressione di genere sui generis. Perché in qualche modo è mai come in questo momento della vita la donna si ritrova a ingaggiare proprio con se stessa e con il mondo circostante una completa rivoluzione. Rispetto a se stessa, a livello identitario, si aprono discorsi interni a livello di vissuto appunto di se stessa come figlia, come per essere stata figlia, quindi c'è un passaggio importante, cioè diventare da figlia della propria madre a madre del proprio figlio, il che vuol dire in qualche modo inevitabilmente confrontarsi col passato, che com'è stato il rapporto, com'era mia madre, come sarò uguale a lei, voglio essere diversa da lei e se ci sono stati dei conflitti non risolti col proprio materno, questi inevitabilmente si riverbereranno, se non affrontati, all'interno della relazione col proprio figlio. Poi c'è un confrontarsi, si apre il discorso di se stessa in quanto donna, cioè è una trasformazione identitaria, appunto, non è più soltanto moglie, insomma, compagna e figlia, ma diventa anche madre, è proprio un'altra identità, un altro ruolo, un'altra responsabilità. E questo ovviamente poi ha delle ripercussioni anche nell'ambito relazionale, quindi ovviamente rispetto alle famiglie di origine, rispetto anche tutta la rete amicale, cambiano completamente le abitudini, ma anche rispetto al proprio partner, la coppia, appunto da coppia coniugale diventa una coppia genitoriale e questo, anche questo, in base a come viene vissuto a livello della coppia al momento dell'arrivo di un bambino, ha delle ripercussioni completamente diverse anche in termini di vissuti, così come cambia la vita di tutti i giorni, cioè specialmente adesso non è il momento, però insomma la maternità si è spostata molto in avanti sia per i problemi a trovare un lavoro, ma sia anche perché una volta che si è raggiunta una certa professionalità si viene a creare ovviamente il solito conflitto tra
in senso lato una creatività, quindi una professionalità, una capacità di finalmente di affermare se stessa nelle aree in cui si è cercato di raggiungere dei risultati, e al tempo stesso la propria creatività, che inevitabilmente, specialmente in un mondo competitivo come quello occidentale, e anche per via del fatto che spesso la donna in gravidanza viene vista con più vulnerabile, ma anche nel postpartum, più suscettibile alle malattie del bambino, eccetera. Questo porta inevitabilmente a una messa in crisi anche rispetto a un ruolo che magari si è cercato con molta fermezza. E questo, se anche questo non viene elaborato all'interno di tutta questa transizione, inevitabilmente ha delle ripercussioni sul figlio, perché il figlio verrà vissuto magari come un ostacolo o una sorta di, e nei casi più gravi, farà venire quasi delle angosce di tipo quasi persecutorio, cioè non me ne posso liberare, non so come fare. Allora, che cos'è che determina questa rappresentazione più o meno stabile dell'identità della futura mamma? Come uno è fatto, cioè come si rappresenta se stessa come madre e quali sono le fantasie per il bambino? Molte donne vogliono essere delle donne perfette, delle madri perfette, di bambini perfetti, quindi idealizzano la loro missione in qualche modo e idealizzano il loro bambino che deve essere meraviglioso a tutti i costi. È chiaro che la prima volta che c'è una difficoltà, una malattia del bambino o una disattenzione della madre o qualcosa che non va liscio, la madre si deprime perché in qualche modo non è riuscita a mantenere fede a questo modello. Così, al contrario, invece ci sono donne che si rappresentano, che hanno un senso di sé molto fragile, per cui si sentono sempre molto insicure, molto inadeguate, hanno paura di sbagliare e pensano che invece il bambino deve essere trattato al meglio, e questo fa nascere dei sorti sensi di colpa, di inadeguatezza, che sfociano più delle volte poi in una vera e propria depressione. Ci sono invece madri che hanno un senso di sé molto alto, di come donne che hanno la loro funzione, che hanno la loro identità e che vedono appunto nel bambino un po' un ostacolo. E queste donne magari hanno fatto questo figlio su pressioni della famiglia o pressione del compagno. Quindi questo bambino diventa un po' un oggetto persecutorio. È brutto dirlo in questo senso, però è effettivamente così. Oppure ci sono donne che si sentono inadeguate e che pensano quindi che anche il bambino forse risente della loro inadeguatezza, e questo fa nascere sentimenti di ansia che altre volte si denotano quando c'è una maggiore ambivalenza con una sorta di ossessione, cioè andare a verificare se questo bambino sta sempre bene, sta sempre male, se ha fatto di tutto, se il bambino viene controllato la notte, se respira bene tantissime volte. Ci sono donne che vengono in ambulatorio che ci dicono che spesso vanno a svegliare il bambino perché hanno paura che non respiri e che loro non se ne siano accorte. E così come invece ci sono madri che hanno un senso molto ambivalente della maternità, cioè di rappresentazione di se stesse come madri, e non hanno per niente fantasie rispetto al bambino, cioè che questo bambino viene in qualche modo nutrito e accudito come se fosse un essere, oserei dire, meccanico. E questo vedremo che è un meccanismo molto grave perché è legato a processi anche di negazioni molto forti che possono poi portare anche a gesti estremi. Qual è il modello migliore? Quello che in qualche modo, questa è una rappresentazione che ha fatto la Rafael Leff, che per anni si è occupata delle gravidanze del postpartum, è nutrire una sana ambivalenza, che vuol dire che tutte le donne, in qualche modo, che si approcciano anche a una maternità voluta, desiderata, hanno in sé un po' di ambivalenza rispetto al figlio, cioè nel senso che il figlio è un essere desiderato, immaginato, ma al tempo stesso in alcuni momenti il bambino è un grande limite, un grande senso di responsabilità, viene un pochino, diciamo, tra virgolette, detestato perché impone dei ritmi, impone delle scelte che magari da sola non avrebbe fatto, però questo fa parte del gioco e quindi non è che viene vissuto per questo il bambino persecutorio o con sensi di colpa.
Diciamo, la madre sufficientemente buona, per citare Winnicott, deve essere una madre che sia in grado di, in qualche modo, sintonizzarsi sui bisogni di accudimento e protezione, nutrizione del bambino e in qualche modo di farlo sentire rappresentato nella sua mente. Cioè la sintonizzazione di cui si parla molto, emotiva, tra madre e figlio, che avviene inizialmente più attraverso contatti fisici, il contenere della madre, che il bambino appena nasce non hanno ancora sviluppato neanche bene la vista, per cui una madre sufficientemente buona è quella madre che ti culla, che ti coccola, che ti fa sentire contenuto prima su un piano fisico e quindi accudito, e che piano piano riprende un discorso che già si dovrebbe essere impostato in qualche modo durante la gravidanza, un discorso per cui si imparano, diciamo, reciprocamente a conoscere. E nel senso che attraverso gli sguardi, lo sguardo è importantissimo nel bambino, una madre che cerca di decodificare i bisogni del bambino, inizialmente lo fa attraverso il corpo, attraverso lo sguardo e poi attraverso quella lingua arcaica che è stata definita motherese, cioè la lingua del bambino, la madre fa gli stessi gorgheggi, gli stessi suoni che ripete il bambino, eccetera, in modo da creare quella sintonizzazione che è il modo per cui riuscirà poi a gestire anche la relazione. Quindi, diciamo, all'interno della popolazione delle meabili, noi possiamo dire che si possono quindi, dice, appunto, identificare delle madri che sono, diciamo, delle donne che è in grado di vedere la maternità appunto come una sorta di vocazione, no? Per cui hanno bisogno di adattarsi completamente ai bisogni del bambino e quindi c'è un'idealizzazione, come abbiamo visto. Poi ci sono le madri cosiddette regulator, che sono invece che avere la preoccupazione materna primaria di cui ci parla Winnicott, che è appunto il sintonizzarsi sui bisogni del bambino nei primi mesi del postparto, ma già durante la gravidanza, e invece il bambino viene vissuto come un parassita che sottrae linfa alla madre e vuole che il bambino si adatti in qualche modo alle sue esigenze. E quindi in questo caso che cosa c'è che non va? Perché il modello di materno, evidentemente, che a sua volta questa madre ha avuto rispetto al proprio materno, è un materno vissuto come trascurante o conflittuale. Quindi spesso ci sono state dei vissuti di trascuratezza o di tipo traumatico che impediscono alla donna di poter vedere il bambino come un intralcio. Noi in ambulatorio di queste ne vediamo molte e sono specialmente quelle donne che apparentemente, per dire, sono quelle che hanno già pianificato tutto, già in gravidanza, di come sarà il postpartum. Quindi devo dire quelle più in grado di essere a contatto con la realtà e se hanno la possibilità economica già hanno deciso di avere una data H24 e di tornare subito al lavoro appena nato, cioè il bambino non deve assolutamente scalfire la loro progettualità. Oppure sono quelle donne che invece non riescono proprio a entrare in contatto col bambino, per cui che cosa fanno? Lo alimentano e lo curano, ma senza quel trasporto affettivo. Noi adesso abbiamo una donna in ambulatorio che ha sviluppato sulla seconda gravidanza una serie proprio per la sua solitudine, anche se ha un compagno, ma insomma è una situazione molto difficile relazionale, e lei dice sì, la bambina sta bene, quella che porta in grembo, dice ma io ho una malattia sicuramente, perché è lei che lei sta lì, sta buona, sono io che soffro. Cioè come se il bambino fosse appunto qualcuno che sta lì e parassita, in qualche modo diventa un parassita della sua identità e gli impedisce di vivere la vita che vorrebbe. Poi queste sono le madri sane ambivalenti, le reciprocator, che sono quelle donne appunto in grado di tollerare questa ambivalenza e quindi sanno che possono sbagliare, ma non per questo si dannano, diventano pieni di sensi di colpa. Poi invece ci sono quelle che vivono, oscillano un po' tra l'idealizzazione e la ribellione al modello materno. E quindi queste sono quelle più imprevedibili, quelle che diciamo in psichiatria che definiremo un po' più di tipo border, cioè che hanno avuto anche loro delle difficoltà sicuramente col proprio materno e che quindi da una parte tendono a non volerlo ripetere, dall'altro però non riescono a poter ristaurare un rapporto più affettivo e sintonizzato col proprio bambino.
Noi tutto questo, che queste tipologie, le abbiamo riscontrate anche nel nostro ambulatorio, abbiamo pubblicato diversi articoli su questo argomento, approfondendo appunto che tipo di personalità, proprio per capire di che cosa fosse espressione questa sintomatologia ansioso-depressiva. E come vedete, ci siamo resi conto che la maggior parte avevano un disturbo di personalità, che era più, diciamo, che si configurava, adesso senza entrare nel dettaglio, più di area, diciamo, border, quindi più di cluster B, come disturbo di personalità, oppure più di tipo dipendente, ossessiva e quindi più un cluster C. E che si declinavano, questo è l'MMPI, che è il test di personalità che ci fa capire un pochino come funzionano da un punto di vista di personalità queste donne, e abbiamo visto che a seconda del tipo di personalità, avremmo avuto più una depressione tipo disforica, cioè caratterizzata da grande irritabilità, instabilità dell'umore, imprevedibilità, oppure le donne con una depressione più di tipo psicoastenico, vale a dire che sono quelle donne che invece tendono ad essere più palesemente depresse, più ossessive, rimuginative, piene di ansia, più ansiose, e che cercano molto il contatto con l'altro per essere rassicurante. Poi ci sono un'altra categoria di donne che apparentemente vengono, ma non sembrano chiedere realmente qualcosa, e che apparentemente non hanno neanche sintomi, ma che si nota, specialmente nell'ambito del contesto, che c'è qualcosa che magari non va troppo bene, no? E questo però apparentemente sono tutte donne che non hanno dei livelli particolari, cioè diciamo una struttura particolarmente espressiva di un disturbo di personalità. Però in realtà sono quelle più gravi, che quello è il tipo, diciamo, che si ritrova per esempio di più nell'ambito, in uno studio che abbiamo fatto con 30, con 20 donne che hanno fatto infanticidio, è la struttura proprio tipica, abbastanza ricorrente nelle donne che poi commettono infanticidio, che sono donne apparentemente sane, ma che in realtà poi, adesso non c'è il tempo, però all'interno mantengono dei fenomeni, dei meccanismi di difesa molto gravi, dalla negazione e l'identificazione proiettiva, la dissociazione, quindi sono molto gravi. Ora andiamo un pochino avanti. Questi dati con altri test confermano il fatto che ci sia una personalità molto, molto complessa, che è riconducibile fondamentalmente a queste due aree, più di tipo border o più di tipo dipendente. E perché è importante studiare la personalità? Perché la personalità che si esprime poi all'interno, appunto, si declina nelle varie forme, ci fa capire che ci sono dei pattern interni di funzionamento dove prevalgono delle strategie che possono avere a che fare più con l'ansia, frustrazione, la mancanza di empatia e la rabbia, oppure delle strategie di comportamenti incoerenti. E queste a loro volta hanno a che fare con che cosa? Con un tipo di modalità di attaccamento, che cos'è l'attaccamento? È proprio l'insieme dei pattern che si strutturano nel corso della relazione primaria come modelli interni di riferimento, e che sono quelli che poi il bambino futuro adulto presenterà come strutturante la propria personalità. È per questo che intervenire precocemente è molto importante, proprio per evitare che altrimenti ci sia una circolarità anche nella trasmissione transgenerazionale di certi elementi. Voglio dire, molto più semplicemente, che se la modalità con cui la madre si approccia al bambino è tranquilla, è sicura, diciamo, è benevola verso il bambino, si strutturerà un attaccamento di tipo sicuro, che consentirà anche al bambino poi di esplorare altrettanto in modo sicuro il mondo. Ma se la madre invece non ha questo tipo di attaccamento sicuro, ma è insicuro e quindi più di tipo evitante, vale a dire che lo tiene a distanza, che non è in grado di sintonizzarsi, il bambino impara a fare un po' tutto da solo, però facendo tutto da solo poi questo crea una distanza e un'incapacità di decodificare anche i bisogni degli altri, oppure di tipo ambivalente, cioè che in alcuni momenti la madre c'è e in altri momenti invece è completamente all'opposto, cioè si crea una sorta di stabilità relazionale
che poi si può declinare anche in una difficoltà sempre nella decodifica dei sentimenti, dei vissuti dell'altro, con un vissuto però di ansia al massimo, perché io non so mai, mentre l'altro ormai ci ha rinunciato in qualche modo alla figura di una persona significativa, l'altro invece la cerca, ha sempre paura che vada via, che non ci sia, cioè vive in uno stato di ansia costante. E infatti i nostri tipi di donne, quelle del nostro ambulatorio, di questo grande campione con quelle caratteristiche di personalità, hanno prevalentemente un tipo di attaccamento che è di tipo o distanziante o di tipo disorganizzato, che è insicuro o disorganizzato. Ora, tra l'altro, bisogna anche capire che circa il 10% delle gravidanze, anche se portate a termine, possono determinare proprio un atteggiamento anche di rifiuto totale verso il bambino. In questo caso, quindi, il rischio è pesante perché si può arrivare fino al neonaticidio o all'infanticidio. Oppure comunque anche a dei meccanismi di negazione molto importanti per cui già in gravidanza la donna nega se stessa. E agli altri, perché poi riesce a essere anche convincente del fatto di essere, per esempio, in gravidanza. Un conto e ci può essere in particolare questa negazione pervasiva in cui la donna apparentemente ti dice che non si era accorta che era in gravidanza, ti dice anche che riesce anche a convincere il medico a cui si rivolge che non è uno stato di gravidanza e che in realtà è una donna completamente distaccata che non riesce proprio a rappresentarsi come madre, e sono quelle donne che talvolta possono arrivare anche a un neonaticidio, perché sono quelle donne in cui il bambino non è stato mai preso in considerazione, viene magari fatto nascere in condizioni di estrema precarietà e abbandonato perché, come Mastronardi, che è uno psichiatra forense, ha un modo molto brusco ma realistico definito, il bambino diventa una sorta di prodotto fecale da evacuare senza che ci sia stata mai una rappresentazione. E non c'è tempo adesso, e poi non bisogna sottolineare, come già diceva la dottoressa Camoni, il problema del suicidio, che è la seconda causa di morte nelle depressioni che hanno partorito, e che, diciamo, adesso andiamo un po' veloci, e che in particolare entro i primi 42 giorni sembra esserci il massimo del rischio. Quindi voglio dire, anche è importante riconoscerlo, ovviamente. Per i padri anche diventare padri è un evento stressante, anche loro c'è un aumento del rischio suicidario nel corso della gravidanza della moglie, dei primi mesi dopo il parto. La depressione negli uomini si manifesta prevalentemente a 3-6 mesi dalla nascita del figlio ed ha una moderata correlazione con la depressione materna, cioè tanto più la compagna anche è, o la moglie insomma, è depressa, tanto più questo si verifica. Gli elementi di rischio sono più o meno simili a quelli della donna. L'uomo ha una modalità diversa di esprimere la depressione, che in particolare ha a che fare più con una depressione di tipo disforico reattiva, cioè non ti dice sono depresso o triste, ma diventa irritabile, diventa aggressivo, diventa talvolta anche fa uso di più di alcol, di sostanze. Certo, dipende sempre che tipo di relazione alla base c'era anche con questa donna e se questo come viene vissuta questa gravidanza, se l'uomo si è sentito per esempio incastrato, se si è sentito non pronto, eccetera. E chiaramente anche qui a che fare, diciamo, esistono vari modelli, come abbiamo visto, come le donne, no? Ci sono delle tipologie di padri che sono state sintetizzate come sinteticamente ci può essere un padre più rivendicativo, che è un padre che è quello che rivendica il proprio ruolo e quindi vuole essere, non vuole in qualche modo, vuole avere solo l'autorevolezza del padre o l'autorità del padre. Padre tradizionale che invece dice io sono quello che lavora e quindi non voglio saperne di tutto quello che ha a che fare con l'organizzazione della famiglia, io porto i soldi, insomma. Il padre che invece cerca di avvicinarsi alla moglie, di partecipare in qualche modo alla
gravidanza e anche alla gestione del figlio piccolo, però che fa fatica perché non c'è un modello magari di riferimento simile. E poi invece c'è il padre post trasformazione, che è il padre che vuol fare l'amico anche del figlio, eccetera, e gli si creano altri problemi. Anche qui, che cosa è che fa? Quali sono gli elementi che possono incidere maggiormente nella formazione, nella reazione, diciamo, paterna alla maternità in senso positivo e negativo? Innanzitutto, come viene vissuto appunto questa transizione da famiglia diadica, cioè da coppia a triade, e in particolare alle volte loro si sentono inadeguati, perché la donna spesso appunto si prepara un po' nel corso dei 9 mesi ad accogliere questo figlio, invece per il marito diventa spesso una cosa che si presentifica nel momento della nascita. Chiaramente cambia anche il concetto e la rappresentazione di se stesso, perché chiaramente cambia lo stile di vita, e ci sono le responsabilità che avvengono, e quindi in qualche modo bisogna anche concentrarsi sul ruolo di padre. Anche questo crea ovviamente dei problemi, perché non tutti sono disposti a rinunciare a tutto. E poi spesso l'uomo si sente più coinvolto nell'essere il protettore della coppia madre-bambino, piuttosto, e si sente un po' escluso da questa partecipazione, appunto. Altri si sentono esclusi da questa preparazione, diciamo, alla nascita, perché durante la gravidanza è normale che le donne si rivolgono ad altre donne, è sempre stato così, e ancora adesso con l'ostetrica e con le altre mamme ci si confronta, e in qualche modo ci sono degli uomini che banalmente si sentono trascurati e sentono perdere la loro funzione anche rispetto alla compagna, nell'intimità e rispetto alle relazioni sociali prima condivise. E poi infine anche l'uomo si confronta con il modello paterno, e quindi bisogna vedere se anche lì tutto è andato bene o se ci sono stati conflitti non risolti. Anche qui la caratteristica di personalità che dove prevale il neuroticismo, vale a dire una sensazione di un'instabilità emotiva, una maggiore difficoltà relazionale, una maggiore ansietà, sono degli elementi che rendono più difficile questa transizione anche verso la paternità. E anche la depressione pre e post natale ha degli effetti anche sui figli. Questo è uno studio che ci fa vedere a 3 anni, e vediamo che sia i bambini che le bambine risentono della depressione paterna, dove ovviamente i maschietti ne risentono ancora di più rispetto agli uomini, quindi rispetto alle femmine. Quindi diciamo che anche nella depressione postnatale e prenatale, che tipo di ruolo svolge la coppia? Diciamo, la relazione di coppia e il presente può essere o vissuto come un contesto in cui si cerca di risolvere o riparare gli aspetti irrisolti della propria storia personale, oppure invece la relazione sentimentale attuale viene a essere una ripetizione delle disconnessioni delle due strategie di relazione da cui gli elementi della coppia provengono. Quindi in un certo senso la depressione perinatale può definirsi un disturbo della relazione, una relazione delle relazioni del passato e delle relazioni del presente rispetto al partner e al figlio. In particolare diceva la Freiberg che appunto col figlio proprio i conflitti e traumi non risolti dell'infanzia di un genitore riemergono nella relazione del bambino, e come dice la Freiberg il bambino diventa il partner silenzioso all'interno di una tragedia familiare, perché proprio è gravato dal passato, dai genitori. Allora, che cosa si può fare? Riprendo alcuni punti di questo articolo di 3 anni fa, più o meno, no, un po' di più, 4 o 6 anni fa, di questi australiani, che dicono proprio queste. Ok, abbiamo fatto gli screening, abbiamo visto che cos'è la depressione perinatale, però adesso bisogna prendersi cura degli high-risk caregivers. Chi sono quelli? Che non sono solo le donne affette da gravi patologie mentali o con difficoltà di apprendimento neurologico, ma sono quelli che hanno gravi disturbi di personalità con o senza assunzione di sostanze. Perché è necessario appunto valutare il tipo di depressione e i fattori socio-relazionali che possono essere di supporto o di ostacolo, e anche in particolare il vissuto della madre rispetto al figlio.
e all'interno del vissuto rispetto al figlio, la capacità di tollerare la dipendenza dal figlio, la capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi e di sviluppo del bambino, ma anche la capacità di svolgere un ruolo adeguato di accudimento in generale. E laddove ci sono vissuti traumatici nella storia o di abusi, valutare qual è la salienza del trauma all'interno della relazione col bambino. Perché se lasciate sole queste donne, inevitabilmente riproporranno questi aspetti. Quindi, diciamo così, la transizione alla maternità è appunto un periodo critico che può svelare elementi di fragilità identitaria che sono riconducibili a esperienze traumatiche, e di tutte le esperienze traumatiche che gravano all'interno dell'identità della donna e dell'uomo, il neglect, cioè la trascuratezza, in particolare la trascuratezza emotiva, sono proprio l'elemento che più mina la struttura del sé, e, tanto che sono stati definiti appunto degli assassini dell'anima, e quindi un intervento precoce può rappresentare un'occasione evolutiva in senso positivo al fine di porre fino a quanto limitare o quantomeno limitare i dati connessi alla trasmissione transgenerazionale del trauma. Vi ringrazio. Bene, grazie. Grazie mille per... Eccoci. Ecco qua. Per il vostro bel intervento. Concludiamo con la nostra terza relatrice, che è la dottoressa Tiziana Battistin, docente del Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione Pediatrica dell'Università degli Studi di Ferrara, che conclude descrivendo i tabù della depressione postparto. Sì, dottoressa Giacchetti deve interrompere la condivisione dello schermo perché vediamo ancora il vostro. Perfetto, grazie. Dottoressa, il microfono spento. Dottoressa Battistin, non la sentiamo? Eccoci qua, posso condividere le slide? Sì. Sì. Vi ringrazio, allora un attimo che condivido. Fermo. Eccolo qua, condividi, metto in schermo intero, ecco, riuscite a vederlo lo schermo? Benissimo. Sì, benissimo. Posso partire, perfetto. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, vi ringrazio proprio per questo invito e per parlare con voi di questa tematica che è veramente molto attuale e molto importante perché il tema del tabù è ancora oggi un macigno enorme per tutte le donne che sono depresse e che vivono proprio questi vissuti proprio laceranti e vedono vivono i loro sentimenti proprio come un ostacolo che diventa insormontabile da superare. Allora, se noi pensiamo alla parola tabù, sappiamo che deriva dal francese, che a sua volta deriva da una parola polinesiana, tabù, che significa proibito, divieto, qualcosa che non si può toccare e di cui non si può parlare, e ma anche allo stesso tempo qualcosa che deriva da qualcosa di sacro e che è da evitare in quanto contamina il sacro. Ecco, forse ci si rifà anche proprio alla sacralità della donna nei tempi molto, molto antichi, donna come generatrice di vita. E questa parola significa proprio marchiare e il sentirsi marchiate, sentirsi diverse da ciò che la società definisce come normale, sentirsi al di sotto degli standard culturali, è proprio, vedremo, quello che sentono le donne che poi provano una depressione perinatale. Ecco, e al contempo però appunto è importante parlarne in questi contesti perché diventa veramente una responsabilità condivisa a livello di operatori sanitari, ma non solo, comunità scientifica, comunità allargata. Per cui appunto io vorrei affrontare oggi questa tematica pensando come sia importante lavorare proprio in rete, lavorare a più livelli. Abbiamo un primo livello che è quello della donna e madre, che è un livello personale, e
è quello un po' dove mi focalizzerò anche di più oggi durante l'intervento. E c'è sicuramente il livello della famiglia e quindi il partner in primis, ma anche tutti gli affetti, le persone, i familiari più vicini. E poi c'è un contesto sociosanitario e infine l'intera società, ecco, società con la sua cultura, con le sue leggi, con il detto, con il non detto, quello che si può fare e quello che invece è vietato fare. E oggi porterò un paio di alcuni contributi, ecco, che provengono da due aree distinte, sia l'area psicologica che l'area medica. Io sono psicologa, per cui partirei proprio dall'area psicologica, ma entrerei poi anche nell'area medica, perché comunque queste due aree sono necessariamente, abbiamo parlato di lavoro in rete, sono necessariamente interagenti. Ecco, e allora, la prima... Vorrei partire dalla presentazione di questa meta-analisi. È una meta-analisi di due autrici californiane che hanno preso in considerazione 9 studi qualitativi condotti fra il 1999 e il 2005 su donne depresse di vari paesi, 7 paesi europei, ma anche Hong Kong, il Giappone, l'Uganda, l'India, gli Stati Uniti, per cui diciamo donne di culture diverse. E quello che è emerso è che in tutte queste articoli, quello che è emerso è che di fatto il vissuto della donna della depressione perinatale e postpartum è descritta in maniera comparabile, nel senso che in tutti gli articoli quello che emerge è che le donne provavano una profonda vergogna per quello che vivevano e si sentivano angosciate quando non riuscivano ad essere secondo loro, secondo quello che respiravano quotidianamente, percepivano nel loro ambiente di vita quotidiano, non si sentivano all'altezza di quelli che sono, quelli che erano per loro gli standard culturali dell'essere una buona madre. E quindi quest'idea che comunque le madri debbano essere comunque sempre in grado di prendersi cura dei loro figli sembra trascendere proprio le culture, ecco. E addirittura le donne africane parlavano proprio di essere come le loro madri, ecco, abbiamo sentito appunto anche appena adesso nell'intervento precedente il confronto, no, con il passato, quindi parlavano delle loro madri che partorivano mentre lavoravano i campi, partorivano in piedi e continuavano alcune a lavorare. Ecco, e quindi questa incongruenza che avviene rispetto a quello che è il costrutto sociale e culturale di maternità porta la madre a sentirsi incompetente, proprio incompetente come genitore. E al centro di questa esperienza di incompetenza cosa c'è? C'è soprattutto la impossibilità di esprimere i sentimenti e i vissuti negativi legati alla depressione. E quindi questo che cosa porta? Porta a un convivere con ciò che non può essere detto. Non può essere detto anche per la paura del giudizio da parte degli altri, per un senso di vergogna, ecco. E questo tenere dentro, che cosa porta? Porta a una disconnessione in primis dal partner e poi anche dal bambino, e dai familiari, dalle persone che circondano queste mamme. E quindi questa disconnessione poi
porta a un isolamento che poi va ad aggravare, sappiamo, no, che questa depressione perinatale non è un tutto nulla, è un continuum di sintomi che poi aumentano di gravità. Ecco, quindi è proprio, diciamo che dalla incongruenza arriviamo a questa incompetenza, a questo silenziamento proprio di emozioni e di sentimenti negativi. E qui vi ho riportato alcune frasi, insomma, riportate dalle mamme, ecco, quindi come descrivono proprio questo mantenere la depressione dentro, oppure i segreti, questo non poter parlare che ci mantengono ammalate, oppure il riconoscere, mi sentivo giù ma non ne parlavo con nessuno perché pensavo potessero pensare che io fossi pazza. Oppure il fatto abbiamo imparato a indossare la maschera. Ecco, quindi questo passaggio al silenzio poi di fatto protegge le madri da quello che loro vivono come una invalidazione di quello che sentono, di quello che provano, e un rifiuto proprio da parte degli altri e da parte della cultura in cui vivono. Quindi questi standard anche culturali contribuiscono alla persistenza di questo tabù in questa condizione di fragilità. Ecco, per cui sì, alcuni termini chiave sono proprio connessione, relazione, come già tra l'altro brillantemente detto adesso, anche poco fa, la paura del giudizio. Ecco, quindi questa è un po' una introduzione che poi riprendo dopo alla fine, perché secondo me è proprio il cuore, ecco, dal punto di vista psicologico della depressione perinatale. E invece, entrando un pochino nell'ambito medico, visto che appunto ho questa possibilità anche di collaborare con pediatri e neonatologi, e quindi allargando il campo poi di interesse personale, volevo portare alcuni contributi scientifici, condividerli con voi, proprio legati a questa tematica. E la prima è legata proprio al maternity blues, no? Abbiamo visto prima, io non mi ripeto, ma che, rispetto alle caratteristiche cliniche e tutto, io mi soffermerei sul fatto della durata del baby blues, il fatto che sia un periodo transitorio. Sappiamo che è stata descritta prima benissimo la diagnosi differenziale tra depressione perinatale e maternity blues, però mi soffermerei sull'importanza di andare a valutare, effettuare degli screening specifici anche proprio in questo periodo. Perché? Perché porto questo contributo scientifico effettuato, uno studio effettuato al Policlinico di Abano Terme, a quel tempo appunto il Dipartimento di Medicina Perinatale, a quel tempo diretto dal professor Vincenzo Zanardo, e è stato fatto questo studio su 320 puerpere, dove al secondo giorno postpartum, oltre alla somministrazione delle PDS, che viene fatto proprio di routine come screening per i sintomi depressivi, è stato deciso di andare a verificare e a approfondire il periodo proprio del maternity blues, e quindi è stata somministrata anche la maternity blues scale, l'MBS, che è proprio una scala che si propone di valutare l'umore delle puerpere nella prima settimana postpartum, andando a mettere in evidenza come appunto il concetto di blues non comprenda solo un umore negativo, ma anche dei momenti di euforia, di benessere, per cui la donna è sorridente, sembra anche mentalmente rilassata, ecco, e che però sono fluttuanti, sì, quelli che vengono chiamati rapid cyclic mood symptoms. E cosa è emerso dalla somministrazione anche dell'MBS? Come vedete nella tabella, quello che è emerso è che nel gruppo delle donne, era stato utilizzato il cutoff per le PDS uguale a 12,
Nelle donne con l'EPDS maggiore di 12, tutti i punteggi all'MDS, cioè non solo il punteggio totale, ma anche nelle sue tre sottoscale di depressione, umore negativo e umore positivo, erano significativamente più alti rispetto al gruppo di donne che aveva un EPDS minore di 12. Quindi questo ci dice di prestare una particolare attenzione appunto alle donne con maternity blues e non solo quelle donne che comunque presentano dei sintomi depressivi, ma anche quelle che hanno proprio queste fluttuazioni e hanno questo anche umore positivo. Okay? Ecco, e fra l'altro questo studio poi è stato anche, diciamo, confermato rispetto all'importanza di considerare il maternity blues come rischio maggiore di sviluppare poi una depressione perinatale, da questo studio effettuato a Napoli all'Università Vanvitelli su 359 donne, di cui il 23% aveva un maternity blues che è stato valutato non con l'MBS ma con un questionario ad hoc. E se andiamo a vedere nella seconda colonna sono le donne con maternity blues e invece nella terza quelle senza, possiamo vedere come sia il punteggio totale delle PDS sia i punteggi nelle tre sottoscale sono presentano una differenza statisticamente significativa, nel senso che le donne con maternity blues avevano punteggi molto molto più alti di EPDS, quindi un 12.8 rispetto a un 4.6. Quindi questo ci dice proprio che le donne con maternity blues sono comunque sembrano essere un gruppo distinto veramente a rischio di sviluppo di depressione perinatale, postparto. E appunto rispetto alla terminologia, direi che una dimensione importante su cui riflettere è proprio la dimensione tempo, nel senso che nel gergo comune ancora si parla di depressione postpartum. Giustamente nel DSM-5, essendo stato introdotto lo specificatore in cui si parla proprio di disturbo depressivo maggiore con esordio nel periodo perinatale, quindi l'insorgenza entro 4 settimane del parto, questo ci permette appunto, e adesso abbiamo anche appena visto, si parla di depressione perinatale, includendo quindi sia il pre, il per, il post, però questo, questa dicitura è un qualcosa che magari è conosciuta in ambito scientifico, ma è un qualcosa che va poi trasmesso a proprio anche a livello proprio di società, perché se no per le donne il fatto che il non sapere che comunque i sintomi depressivi, l'abbiamo visto anche prima, c'è anche una revisione sistematica molto recente di Dadi e colleghi del 2020 che parla di una prevalenza dal 15 al 65% di depressione pre-partum. Ecco, e quindi le donne che non sanno, che non sono a conoscenza quanto poi questi sintomi depressivi prepartum poi possano evolvere in una depressione perinatale che continua anche nel postpartum, può portare al fatto che non vengano identificate precocemente, e invece è fondamentale, un po' come abbiamo detto, mi sembra un po' tutte stamattina, che sia veramente fondamentale intervenire precocemente già dalla gravidanza e riuscire a cogliere e a studiare sempre di più quel passaggio sottile da evento fisiologico a evento patologico che necessita di essere assolutamente riconosciuto per poter poi essere curato. Ecco, un altro aspetto
che vorrei considerare con voi oggi è proprio l'interazione fra la depressione perinatale e l'allattamento. In Veneto noi utilizziamo una espressione abbastanza eloquente, sempre di Winnicott, che è le lacrime del latte, proprio per riferirsi a tutte quelle donne che non allattano, e sappiamo benissimo i rischi che sono conseguenti rispetto al bonding, al legame di attaccamento di cui le colleghe hanno appena parlato in profondità. Ecco, per cui rispetto a questa interazione tra depressione perinatale e allattamento, vi vorrei presentare allora innanzitutto uno studio che va a considerare l'associazione tra sintomi depressivi, allattamento e immagine corporea. È uno studio sempre di qualche anno fa, su 147 puerpere, in cui oltre all'EPDS è stato somministrato il BUT, Body Uneasiness Test, si compone di due sezioni, e la prima che va a esplorare il disagio corporeo in maniera un po' più globale, quindi l'insoddisfazione per la forma, per il peso del corpo, la presenza di comportamenti di controllo, comportamenti evitanti, i sentimenti di distacco nei confronti del proprio corpo, e il VUTB va più a andare a verificare sensazioni specifiche rispetto a parti del corpo, ma non c'è solo una esplorazione, un'indagine rispetto all'insoddisfazione corporea, ma anche rispetto ad emozioni associate come l'ansia, la preoccupazione, la sfiducia. Ecco, e quindi sono stati somministrati, nel senso che poi autosomministrazione, entrambi gli strumenti al secondo giorno. Poi a un mese dal parto è stata condotta una intervista telefonica in cui è stato semplicemente chiesto alle mamme se allattavano ancora oppure no, e la tipologia di allattamento, se era esclusivamente al seno, se non complementare o artificiale. E poi è stato fatto un follow-up al secondo mese, dove sono stati rispediti questionari alle madri che presentavano un EPDS maggiore di 9. Perché la collega psicologa aveva considerato quel cut-off quella volta. Ecco, allora andiamo a vedere i risultati. Vediamo come le madri con EPDS che presentavano EPDS maggiore di 9, che erano il 19,04%, presentavano c'erano percentuali minori di mamme che allattavano sia alla dimissione sia dopo un mese, in percentuale statisticamente significativa rispetto alle mamme che avevano un EPDS minore di 9. Inoltre si è visto che al follow-up dei 6 mesi, quindi con solamente le mamme che avevano avuto un EPDS maggiore di 9, solamente un terzo rispetto a prima aveva continuato l'allattamento esclusivo al seno. Se andiamo anche a vedere i punteggi del BUT, sia del BUT A che del BUT B, possiamo vedere come ci sia un aumento statisticamente significativo sia per il BUT A che per il BUT B nel gruppo delle donne con EPDS maggiore di 9, sia per quel che riguarda i punteggi totali, quindi uno global score index nel BUT A e anche l'indice totale nel BUT B, ma anche in quasi praticamente tutte le sottoscale nel BUT A e in alcune delle sottoscale del BUT B. Questo che cosa ci dice? Ci dice che è importante che noi teniamo in considerazione la presenza di disturbi dell'immagine corporea, proprio perché è stata riscontrata questa associazione con i sintomi depressivi e anche con quella che è la durata dell'allattamento esclusivo. Un altro studio che volevo presentarvi è il seguente, riguarda l'impatto degli eventi di vita stressanti durante la gravidanza
su quello che è il bonding e quindi il legame di attaccamento a livello di postpartum. In questo caso sono state prese in considerazione 425 puerpere e al secondo giorno postpartum, oltre alle PDS, sono stati somministrati altri due strumenti di valutazione. Uno è il MIBS, cioè il Mother to Infant Bonding Scale, che mi va a valutare se vi sono oppure no di difficoltà di attaccamento, e l'altro è il Life Experience Survey, LESS, che è un altro strumento che mi va a valutare eventi sia positivi sia negativi, e poi c'è uno score totale nell'ultimo anno di vita della persona. Se andiamo a vedere i risultati, allora quello che si è visto è che c'è una correlazione parziale fra il punteggio totale delle PDS e il punteggio totale del MIBS. Quindi a punteggi più alti di EPDS viene confermato, diciamo, quella che è la difficoltà poi di legame della donna con il neonato. E rispetto all'ESS, quello che potete vedere qui è che c'è una correlazione significativa sia nel punteggio totale delle PDS sia nel punteggio totale del MIBS, ma anche nelle tre sottoscale delle PDS, con il totale degli eventi negativi dell'ESS, mentre non c'è significatività con gli eventi positivi. E questo che cosa ci dice? Ci porta a dire che dobbiamo tenere in considerazione appunto gli eventi di vita stressanti che si sono verificati nella vita della donna diciamo durante la gravidanza e qualche mese prima. Ecco perché sembrano essere proprio un fattore predittivo sia delle difficoltà di legami, di attaccamento con il proprio figlio, sia dell'insorgenza di sintomi depressivi. L'ultimo articolo, il più recente che volevo presentarvi, è questo, cioè pensando proprio a questa interazione fra allattamento e sintomi depressivi, ci siamo chiesti cosa ci sta dietro alla donna che chiede di non allattare. E allora è stato fatto uno studio su 2560 puerpere in cui è stato somministrato il PDS al secondo giorno postpartum, però siamo andati a vedere quante erano le donne che chiedevano l'inibizione della lattogenesi volontariamente, diciamo, e quindi veniva inibita il rilascio di prolattina attraverso la somministrazione di un farmaco, la cabergolina, che è un farmaco che agisce sui recettori di 2 come agonista, e siamo andati a vedere che cosa succedeva. Allora, intanto su 2560 puerpere abbiamo avuto 95 donne che hanno chiesto la soppressione della lattogenesi. Ecco, noi sappiamo tutti quanto sia importante, quanto il latte materno sia proprio lo standard normativo per la nutrizione dei neonati in tutto il mondo, e quanto i suoi benefici vanno ben oltre gli aspetti nutrizionali, ma sappiamo poi l'influenza del latte materno anche su quello che è lo sviluppo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, fa la facilitazione della sintonizzazione emotiva di cui si parlava, emotiva e affettiva di cui si parlava prima. Ecco, e quindi abbiamo voluto un attimo approfondire questo aspetto dell'inibizione della lattazione alla nascita, dove si sa che c'è, molto spesso le donne chiedono di non allattare per ragioni personali. Ecco, sappiamo che appunto è una decisione della donna che coinvolge sicuramente fattori personali, ma anche probabilmente fattori culturali, sociali. Sicuramente è una decisione che è influenzata anche dalla transizione neuroendocrina che avviene,
in quel periodo, ecco. E quindi noi abbiamo visto che alle PDS avevamo erano 384, mi sembra, donne con EPDS maggiore di 12, quindi circa il 15% delle donne. E quello che abbiamo visto, fra l'altro, è che le donne con EPDS maggiore di 12 avevano un EPDS totale più che doppio rispetto al gruppo delle donne con EPDS minore di 12, quindi c'era una differenza statisticamente significativa sia nel punteggio totale dell'EPDS, ma anche nelle tre singole sottoscale. Ecco, poi quello che abbiamo visto è che sempre nel gruppo delle donne che avevano presentato uno score all'EPDS maggiore di 12, era maggiore a livello significativo la richiesta di inibizione dell'allattamento rispetto alle donne, vedete un 7,2% rispetto a uno 3,3% delle donne con EPDS minore di 12. E fra l'altro abbiamo anche visto che le donne che hanno richiesto l'inibizione farmacologica della lattogenesi, quindi hanno avuto la somministrazione alla cabergolina, questo gruppo di 95 donne ha comunque avuto un punteggio totale di EPDS statisticamente più elevato rispetto a quelle che non hanno richiesto la cabergolina, quindi era un 8 versus 6 con il p-value di sempre minore di 0,05. Ecco. Quindi inoltre andando a vedere le sottoscale, quello che abbiamo visto è che l'ansia sembra essere proprio la componente principale del disagio psicologico, anche proprio non solo nel gruppo di donne totale, ma anche nelle donne che hanno richiesto la cabergolina e quindi l'alimentazione artificiale. Ecco, quindi questo ci fa ipotizzare, insomma, che disturbi affettivi perinatali possano anche essere alla richiesta proprio di inibizione farmacologica della lattogenesi. È ovvio che adesso resterebbe proprio da indagare in che misura, la misura in cui le puerpere sperimentano la depressione e come possa essere veramente correlata a questa richiesta materna di inibizione. Ecco. Però, insomma, questi sono i dati. E cercando un po' di tirare le file un po' rispetto a quello che è stato detto, io tornerei appunto ai livelli che avevamo visto prima e un po' alle parole chiave che erano emerse. Ecco qua. Partirei dai cambiamenti della donna che avvengono in gravidanza, che abbiamo detto un po' vanno a mettere in discussione, c'è proprio una fragilità dell'identità, come ha giustamente detto la collega, e questi cambiamenti sono cambiamenti fisici, legati poi anche a quello che è lo scombussolamento ormonale, sono cambiamenti psicologici e sono anche proprio cambiamenti, mi viene da dire, anche della sfera cognitiva, legati a tutto questo aspetto percettivo anche di sé e del proprio corpo, ecco. E questi cambiamenti sono cambiamenti che dovrebbero essere, o solitamente, diciamo, nella maggior parte delle donne sono adattabili, cioè la donna è adattabile, si adatta a queste variazioni che avvengono in lei ma al contempo questa adattabilità è legata a un aumento di vulnerabilità ai disturbi psicologici. Ecco, per cui è fondamentale appunto tenere presente questo, associato al fatto che la depressione perinatale appunto è un continuum di sintomi, ecco, e quindi non è qualcosa che appare così improvvisamente e va al picco immediatamente. E fra questi cambiamenti, come già stato detto anche prima, riporto anch'io il ruolo dell'ansia, l'ansia che ha spesso comorbidità con la depressione, e
e che poi ha un effetto, abbiamo visto, sia sull'allattamento delle mamme, sia sul bonding. Ecco, anche il professor Zanardo aveva fatto uno studio ancora nel 2009 proprio sull'ansia, in cui aveva proprio visto come era predittore di un allattamento esclusivo al seno nel primo trimestre, cioè le donne che avevano punteggi più alti di ansia, quindi di uno stato d'ansia alla somministrazione dello sta Y, poi erano quelle che allattavano meno nel primo trimestre. Ecco, e c'è anche una review qui che vi porto della OFF molto recente, in cui appunto ci conferma proprio questa associazione negativa fra l'ansia postpartum e anche l'inizio e la durata e l'esclusività dell'allattamento al seno. Ma come abbiamo detto, la fragilità della donna e della sua salute mentale è strettamente correlata a questa paura del giudizio altrui e anche proprio al non sentirsi all'altezza di quelli che sono gli standard culturali e sociali. E quindi anch'io appunto avevo pensato, come la collega, a Winnicott. A volte si pensa, o queste mamme pensano, proprio perché, come appena detto, ci sono anche dei disturbi di personalità, alcune pensano di dover essere perfette, ecco, e invece pensiamo proprio a Winnicott, l'importante è che la mamma sia una mamma sufficientemente buona e come veniva detto, proprio che garantisca l'accudimento, la nutrizione, prima attraverso quello che è un contenimento, un holding, un handling fisico, e poi che poi porta a una costruzione del sé, a un buon legame di attaccamento, ecco, sicuro. Però appunto, per poter arrivare a far sì che le mamme possano sentirsi sufficientemente buone, è fondamentale lavorare proprio anche sulla visione sociale della donna e della maternità. Quindi è importante lavorare su quelli che sono gli standard culturali, arrivare a modificare, ecco, questi standard, che poi appunto sembrano anche essere trasversali attraverso le varie culture. E poi è importante fare informazione sui cambiamenti che avvengono appunto nelle varie fasi del preperi e postpartum, e quelli che sono i rischi sulla salute mentale della donna, del partner, abbiamo visto, del bambino, e dei rischi sull'allattamento. È importante anche proprio riconoscere a queste donne che non sono sole, che appartengono a un gruppo. Abbiamo sentito stamattina come le percentuali, le prevalenze sono alte, e quindi è importante far sentire a queste donne che non sono le uniche che provano questi vissuti e questi sentimenti negativi. Ecco, e altra dimensione è proprio il tempo. Il tempo, appunto, dicevo prima, il fatto sicuramente a livello scientifico c'è stato un aumento nel tempo. C'è un articolo apparso su TIMSS nel 2017, come diceva, che sono aumentati di 5 volte gli articoli rispetto alla depressione postpartum, e di 7 volte addirittura quelli rispetto all'ansia. Però appunto non è solo la comunità scientifica, ecco. Come hanno già detto anche le colleghe, è sicuramente fondamentale incentivare gli screening sin dall'inizio della gravidanza, incentivare gli screening, attuare degli interventi personalizzati, perché ogni donna è diversa comunque, e poi soprattutto offrire un supporto emotivo e anche
avere degli interventi che siano facilitanti in presenza perché sicuramente abbiamo sicuramente gli screening e anche tutto quello che è l'online. Adesso mi ricordo anche un intervento della Milgrom 3 anni fa o 4 anni fa, non mi ricordo, un convegno sulla salute mentale, parlava, aveva presentato anche un'app per riconoscere in modo che le donne potessero avere un punto di riferimento, questo è importantissimo. Però, ad esempio, in questo articolo che è uscito proprio, mi sembra quest'anno, l'anno scorso, che riporta, è un articolo sempre di ricerca qualitativa su 15 donne e le loro esperienze della depressione perinatale, uno degli aspetti che emerge è che un terzo di loro non avevano descritto quello che provavano nei questionari e nei moduli che erano stati inviati loro, e nel momento in cui invece è stato offerto loro un intervento appunto in persona con del personale qualificato, ecco che sono emerse tutte le difficoltà e sono potute uscire da questa fase di silenziamento di cui vi avevo parlato prima. E supporto emotivo perché quello che era emerso nel primo articolo che vi ho presentato è che è proprio il supporto emotivo che fa la differenza, è il supporto emotivo che permette l'uscita da questo isolamento, da questo silenziamento e quindi anche da questo portare avanti e mantenere i sintomi depressivi. Perché? Perché è importante che le donne possano sentire convalidati i loro sentimenti negativi, i loro sentimenti di vergogna, i loro sentimenti di incompetenza. Ed è importante, questo passaggio è fondamentale per poter poi riuscire a uscire dalla spirale depressiva e sentirsi poi una madre buona o sufficientemente buona, come dicevamo prima. Ecco, e quello che è importante è quindi arrivare a capire anche per tutte le persone che ruotano dal partner ai familiari, ai servizi sociosanitari, alla società, è anche il capire come essere di sostegno, come aiutare, come poter aiutare queste donne a sentire convalidati i loro sentimenti. Perché? Perché abbiamo molte situazioni in cui di fatto c'è un aiuto, però molto spesso l'aiuto si concentra sugli aspetti pratici, si concentra magari sull'accudimento del bambino, che sicuramente è importantissimo, però dobbiamo andare a vedere anche il messaggio che può arrivare alla donna, che già è molto fragile in quel momento, rispetto a un aiuto pratico. Il messaggio che può passare è di confermare l'incompetenza come madre invece che aiutarla a uscire da questo silenziamento. E altrettanto discutibile è il fatto di normalizzare la situazione, cioè il fatto di dire: non preoccuparti, vedrai che passerà, andrà tutto bene, ti sentirai meglio, che sono espressioni, mi viene da dire, comuni in ognuno di noi, sicuramente in buona fede. Ecco, però a volte questo va a banalizzare, o perlomeno questo è il vissuto, il percepito delle madri, di banalizzazione dei sentimenti che loro vivono come anormali, ecco, per cui sono consapevoli che è una situazione particolare e che vivono però come terrificanti per loro stesse, come angoscianti. Ecco, per cui è fondamentale invece arrivare a poter dare la possibilità a queste donne di esprimere i loro sentimenti e i loro vissuti negativi all'interno di un contesto che è non giudicante. Che è non giudicante e che arriva anche a
confermare la difficoltà. Cioè, fare la madre è difficile, può essere opprimente, ecco, e quindi questo sembra essere proprio un aiuto per le madri per poter rivedere i propri ideali in modo appunto da non vedersi più come cattive madri. E fra l'altro appunto sì, anch'io concludo un po' come la collega proprio sul fatto che la depressione perinatale non può essere vista come vista, non dico qua in Italia assolutamente, ma magari in altri paesi, come un disturbo di pertinenza prettamente medica, ecco, e farmacologica, è un disturbo relazionale in primis, e quindi è fondamentale, fondamentale intervenire attraverso appunto che siano degli interventi di counseling, psicoterapia, però che siano focalizzati sulla connessione con gli altri. Ecco, mi verrebbe da aggiungere anche interventi proprio anche finalizzati a un aumento di consapevolezza, consapevolezza che non solo mentale, ma anche consapevolezza corporea. Abbiamo visto anche prima l'articolo, anche quello sulla dispercezione rispetto alla propria immagine corporea. Ecco, e fra l'altro pensiamo anche come le mamme, ecco, dicevamo prima, il primo, quello che fa partire un po' il legame di attaccamento è un contenimento fisico. Ecco, quindi queste mamme che provano questi sintomi depressivi importanti spesso hanno anche proprio difficoltà nel contatto, nello scambio fisico. Quindi ragioniamo anche sulla possibilità proprio di interventi rispetto alla sensorialità tattile, al massaggio, alla consapevolezza corporea per favorire il contatto, ecco, con il proprio bambino, e anche perché comunque è il contatto, è la connessione, è stato anche dimostrato proprio in letteratura che è fondamentale non solo per la salute mentale della donna, per la salute mentale del partner, ma soprattutto abbiamo visto appunto benissimo anche per lo sviluppo del bambino, della salute mentale del bambino. Ecco. Vi ringrazio. Grazie. Eccoci qua. Grazie mille a lei per questa bella presentazione. Se vuole condividere il suo schermo. Sì, allora, partendo di qua. Interrompi. Eccoci qua. Eccoci qua. Io desidero ringraziare moltissimo le nostre relatrici che ci hanno veramente fatto approfondire un argomento, come tutte hanno sottolineato, di grandissima rilevanza, e ci siamo, perlomeno io mi sono resa conto veramente che probabilmente quello che stiamo facendo per quanto riguarda lo screening e l'evidenza non sia, è già un passo avanti, ma certamente non è sufficiente, cioè gli aspetti sono veramente così, così sfaccettati, le problematiche così importanti che è veramente da affrontare, è veramente difficile. Ci sono, io credo che i servizi territoriali da questo punto di vista possono avere un aspetto fondamentale, soprattutto per quanto ci diceva la nostra ultima relatrice, cioè probabilmente il territorio è un ambiente più rilassato, più familiare, dove esprimere le proprie perplessità è probabilmente anche più semplice rispetto che
l'ospedale, dove per forza di cose la vita è sempre un po' frenetica e il tempo a volte in modo sbagliato, cioè sbagliato, ma manca. Ci rimangono ancora dei minuti, vedo che ci sono molti dell'uditorio, non so come funziona la questione delle domande, si alza la mano. Allora, al momento non ci sono domande sulla chat per, da parte dei partecipanti, per cui... Possiamo aprire volendo, sicuramente, possiamo, qui forse ne vedo uno. C'è una mano alzata del professor Vercellini. Ah, eccolo. Alzo la mano. Okay. Allora, purtroppo io sono stato interrotto per alcuni minuti da una telefonata a cui non potevo rispondere, quindi può essere che abbia mancato l'informazione. Ma io non ho sentito parlare di Zuranolone. È stato introdotto questo, si è parlato di questo, di questo nuovo farmaco approvato dalla Food and Drug Administration in agosto di quest'anno? Perché, ecco, sì, ecco, allora la dottoressa Giacchetti probabilmente... Allora, guardi, sì, ne ho sentito parlare, allora, il problema di questi farmaci, perché c'è questo e ce n'è anche un altro che è uscito, è che al di là dei costi che sono veramente proibitivi, sembrerebbero essere dei farmaci difficilmente utilizzabili, perché dovrebbero essere dati in regime ospedaliero e comunque sembrerebbero molto utili soltanto per quelle depressioni che appunto hanno una matrice organica proprio sicura. Ma è poco a che fare con questo tipo di depressioni che sono la maggioranza e che non sembrerebbero poterne trarre tanto giovamento. Perché indubbiamente c'è un problema ormonale, c'è la caduta a picco degli ormoni subito dopo il parto, eccetera, però insomma, siamo piuttosto scettici che possa essere effettivamente risolutivo per questo tipo di problemi, e comunque ha dei costi giganteschi e molte limitazioni nell'uso. Adesso io proprio nello specifico non so entrare, però questi sono i problemi principali. Poi comunque ancora non è disponibile in Italia e in Europa. No, per carità, però credo che in un webinar come questo si debbano dare anche, diciamo, le informazioni che provengono dalla letteratura più recente e più qualificata, come l'American Journal of Psychiatry, sì, che sì, certo, è assolutamente fuori discussione. Certo. Allora, di questi due farmaci, mentre il primo effettivamente è un sono farmaci che agiscono sul recettore GABA, GABA A in particolare, e mentre il primo farmaco disponibile, mi sembra si chiamasse brexenolone, una cosa di questo genere, deve essere somministrato in vena, e questo ovviamente comporta la necessità o di rimanere in ospedale o di tornare in ospedale. Mentre i dati che riguardano lo zuranolone sono estremamente interessanti, perché viene fornito in compresse orali da 25 o 50 mg, pare avere quello che è davvero molto interessante è la rapidità dell'effetto di azione, perché pare agire nel giro di 2 o 3 giorni, quindi un'azione rapidissima, ed è stato testato sia nella depressione postpartum sia nelle persone generalmente affette da depressione maggiore, non rispondente a antidepressivi di prima e seconda linea. Mentre in quest'ultima categoria non si sa bene se ci sono grandi differenze con i trattamenti farmacologici attualmente usati, invece nel sottogruppo, nella popolazione della depressione postpartum, sia gli studi disponibili, trial randomizzati controllati di fase 2 e fase 3,
sia una recente review sistematica della letteratura sostengono un effetto rapido, piuttosto importante clinicamente e favorevole, nel senso che sia dal punto di vista del profilo rischi potenziali danni, potenziali benefici, quindi di tollerabilità e sicurezza, e viene proposto per un uso limitato a 2 settimane. Ora, il fatto di poter assumere questo farmaco a casa è molto facilitante in realtà e potrebbe, da quel che io leggo, potrebbe essere, io non so, mi occupo limitatamente di anzi non me ne occupo più da alcuni anni di ostetricia, ma comunque seguo la letteratura e vi è molto entusiasmo, insomma, per questo farmaco, al punto che la Food and Drug Administration il 6 di agosto ha dato la sua approvazione. E credo che nelle mani giuste, cioè ovviamente nelle mani di voi psichiatri, insomma, potrebbe, da quel che leggo, potrebbe essere veramente una interessante svolta in questa fase così delicata. Quindi io mi permetto, da assolutamente ignorante del settore, ma semplicemente da lettore della letteratura che riguarda il campo ostetrico-ginecologico, mi permetto così di lasciare ai nostri ai partecipanti a questo webinar un messaggio di fiducia, ecco, anche dal punto di vista farmacologico, perché non mi pare che ci siano altre valide alternative farmacologiche in questo momento. Tutti gli antidepressivi che vengono utilizzati, prima di tutto, hanno una latenza di azione di almeno 2 settimane, ma non mi pare, da quel che io sappia, che abbiano evidenziato una particolare efficacia in questa sottopopolazione, appunto, di donne di puerpere affette da questa da questa patologia, che avrebbe, io ripeto, mi vergogno quasi a parlare di queste cose, ma che avrebbe proprio un meccanismo biologico particolare dovuto al crollo successivo al parto di un particolare ormone, che è il pregnenolone, e questo farmaco andrebbe a compensare, appunto, abbastanza rapidamente questo deficit, insomma. Però io qua mi fermo perché rischio di dire grosse stupidaggini. E in ogni caso, appunto, vorrei chiedere se si può lasciare questa curiosità, perché sicuramente anche l'EMA, l'European Medicine Agency, se ne occuperà ben presto. Sono convinto che il farmaco arriverà in Europa, e sul costo dipenderà ovviamente dalla rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ma un farmaco di questo genere sarà quasi certamente rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale, io immagino, quindi non ci saranno problemi di equità nella terapia e nell'assistenza, perché io spero, immagino, presumo che se entrerà nel mercato sarà a disposizione di chiunque, insomma. Allora, io volevo fare però una precisazione, perché il termine depressione in psichiatria è un termine molto usato ed è molto molto trasversale, no? Lo posso trovare ovunque, la depressione. Allora, bisogna vedere di che stiamo parlando, perché, diciamo, Brockington, che è quello che poi ha fondato la Marsella, la società di psicopatologia perinatale, lui non parla più di depressione, anche lui ha, nel senso di dire che le vere depressioni maggiori che si giovano in un trattamento farmacologico in questo ambito sono un numero molto relativo. Noi in tanti anni che lavoriamo, saranno 18 anni, vere depressioni maggiori ne avremmo visto una decina. Tutte a... Prego. No, vai. Allora, cioè, il problema è un po' questo. Allora, noi abbiamo i farmaci per affrontare le depressioni. Le depressioni che noi vediamo con maggior frequenza in questo ambito sono depressioni, sono, diciamo, una sintomatologia di area affettiva,
che ha a che fare con strutture particolari di personalità. Questo è il problema. Per cui diciamo questi tipi di farmaci che interferiscono sull'ormone vanno bene per quelle che sono le maternity blues, che è vero che sono molto diffuse, ma il maternity blues è quello più legato a un'instabilità ormonale, no? Tant'è vero che è diffusissimo, arriva all'80%, cioè come a dire, per quello vabbè, ben venga, però diciamo per questo tipo di disturbo è un disturbo molto complesso, diciamo, in cui entrano in gioco tante cose, come diceva la collega, su cui siamo d'accordo, alla fine è un disturbo relazionale, cioè è molto complicato, diciamo, purtroppo, perché guardi, in psichiatria se c'è una vera disturbo di una depressione maggiore è più facile da trattare, non c'è più, se una depressione maggiore è una schizofrenia non c'è niente, non ci sarebbe, diciamo, tutta questa riflessione intorno, perché quelle sono più semplici da trattare perché sono più definite. Purtroppo, per fortuna, diciamo, questa è, diciamo, una transizione esistenziale in cui entrano in gioco talmente tante cose, diciamo che la depressione maggiore non è quella più rilevante, ecco. Allora, e noi per affrontare, diciamo, tra l'altro questo tipo di depressioni, i farmaci ce l'abbiamo. È che è complicato l'intervento perché è un intervento che va fatto a tanti livelli, livello individuale, di coppia, relazionale, cioè ci sono tanti livelli relazionale del bambino di cui vanno tenuti conto. Per questo, diciamo, è una branca, è un argomento così complesso. Non so che voleva aggiungere. No, va benissimo, cioè ben vengono i farmaci, noi li usiamo e anche tanto quando servono. Il problema è soltanto fare una buona diagnosi, anche perché questo tipo di depressioni, quando hanno le caratteristiche più, diciamo, di area psicotica, eccetera, spesso già nell'anamnesi della donna già ci sono stati episodi depressivi in precedenza, non vengono fuori dal nulla. Allora lì non già siamo preparati, i farmaci li diamo anche in gravidanza, quelli che hanno evidenze specifiche che possono essere utilizzati in gravidanza. Quindi proviamo, vedremo. Indubbiamente ogni nuova opportunità è una cosa in più che abbiamo, un'arma in più, però dobbiamo verificare, ecco. Abbiamo un'altra domanda, forse? C'è sempre il professor Vercellini che credo voglia rispondere. No, io su questo mi taccio perché appunto non faccio psichiatra, quindi. Però a chi è ancora in linea, suggerisco di seguire la letteratura, di andare su PubMed e digitare zuranolone e seguirlo nel corso dei prossimi mesi, perché sarò troppo ottimista, ma io ho un po' l'impressione che questo farmaco possa in realtà fare un pochettino la differenza, ma lo vedremo in futuro. I dati che sono a disposizione in questo momento da trial randomizzati controllati di fase 3 sono piuttosto confortanti. Ma comunque, ripeto, andate a digitare su PubMed zuranolone nei prossimi mesi e vedremo cosa succederà. Invece volevo chiedere un'altra cosa. Scusa però, perché c'è nella chat, c'è qualcuno, c'è Giancarlo Romagnoli che chiede interventi farmacologici in gravidanza, nell'allattamento e nel postpartum, punto di domanda. Direi a tutti forse, e a parte, vabbè, abbiamo appena passato del zuranolone, ma... Allora, qui si apre un capitolo gigantesco, ci sono vari farmaci, alcuni, allora, premesso che l'FDA ci dice che sono tutti in fascia D, quindi sono tutti potenzialmente a rischio, non ci sono farmaci più sicuri o meno sicuri, in realtà dalla letteratura scientifica ci sono dei farmaci delle varie categorie che hanno migliori evidenze di ricadute, quindi che sono più sicuri, tra virgolette. Ora qui ci vorrebbe un'ora per elencarli tutti, però indubbiamente ci sono a seconda del tipo di disturbi, dagli antipsicotici ad alcuni tipi di antidepressivi che possono essere sicuramente anche utilizzati e devono essere utilizzati, specialmente nelle donne che hanno già un'anamnesi positiva per un disturbo dell'umore, di area affettiva, bipolare o a una maggior ragione di psicosi. Non vanno interrotti in gravidanza d'amblè, che è un rischio che
che è enorme interromperli di ricadute nell'immediato postpartum, in particolare per quanto attiene al disturbo di tipo bipolare e della schizofrenia, e per quanto attiene in particolare anche gli stabilizzatori si possono alcuni tipi continuare ad utilizzare con alcune cautele, alcuni sono controindicati, insomma c'è una vastissima letteratura, adesso non si può rispondere in 2 secondi, ecco. Scusate, nella vostra esperienza quanti sono i casi in cui alla fine è, diciamo, utile o richiesto l'utilizzo di un farmaco? Allora, appunto, anche qui a seconda della storia della paziente, noi tendiamo a dare di nuova insorgenza, non donne che abbiano già delle problematiche precedenti, diciamo. Allora, depressione post-partum pure. Di nuova insorgenza, diciamo un 30%, un 30% più o meno, 30%. Noi cerchiamo di evitare il primo trimestre se è possibile, no? Perché la fase dell'organogenesi, quindi se è possibile, solo se è possibile però, perché il rischio beneficio il primo trimestre. Poi noi usiamo tutti i farmaci. Che sono consentiti, che sono di quelli che hanno maggiore evidenza. C'è più letteratura. E anche in allattamento, se è necessario, cioè se è possibile sospenderlo, è chiaro il medico, ma se non è, cioè noi i farmaci li somministriamo anche durante l'allattamento con alcune accortezze, tipo la paziente si può tirare il latte e prende e allattare il bambino, cioè in base alle mie vite del farmaco. In base alle mie vite del farmaco, cioè tiri il latte e poi prendi il farmaco e l'allatti dopo, non so come dire, ci sono delle accorgimenti che puoi fare, però se stiamo parlando del primo trimestre sono donne che hanno delle problematiche già, diciamo, esatto, la gravità. Parliamo delle donne invece che screenano all'EPDS positivo e quindi sono diagnosticate con quella che possiamo chiamare la depressione postpartum pura. Così. Sì. Allora sì, ovviamente si danno dei farmaci antidepressivi. Quante donne più o meno? Un 30%, 30, non arriviamo al 40%, no. E una cosa che bisogna dire è che sull'allattamento in psichiatria ci sono proprio delle posizioni diverse, nel senso che ci sono psichiatri che dicono assolutamente, dice, in gravidanza non possiamo fare a meno di dargli i farmaci se sono necessari, e anche con un minimo di rischio per il bambino. Forse con l'allattamento è vero che la relazione è molto importante anche attraverso l'allattamento, però se questo, cioè bisogna anche lì sempre rischio beneficio, perché comunque ci sono dei farmaci che sono molto più sicuri, ma non è che sono proprio a zero il rischio, per cui se vediamo quanto è importante per la donna, però altrimenti forse tutto sommato si può anche pensare di limitarlo il più possibile, ecco, l'allattamento. Dipende molto. Anche da sono trattamenti che durano a lungo, cioè non sono trattamenti di 15-20 giorni, cioè una volta che tu dai una terapia dura alcuni mesi, ecco, quindi cioè, almeno, se si può, l'allattamento viene sospeso, se proprio non diventa una tragedia, insomma. Qui abbiamo però sempre un nostro auditore che chiede appunto invece in modo specifico quali molecole nella depressione postparto se la donna allatta. Beh, sicuramente un po' più sicuro per esempio è la sertralina e la paroxetina, per dire due antidepressivi, tra quelli più sicuri, ecco. Tra gli antipsicotici, il Zero, la quetiapina. Questi sono quelli che hanno più letteratura e che vengono usati di più in assoluto. Sì, poi comunque ci sono anche tutti gli accorgimenti eventuali, sì, certo, della molecola per l'allattamento. Quindi abbiamo un'altra domanda del nostro professor Vercellini. No, è sempre la stessa che è stata interrotta da te. Allora, noi facciamo largo uso per il trattamento dell'endometriosi di combinazioni estroprogestiniche. Uno dei problemi che ci si pone è che alcune donne, utilizzando estroprogestinici, riferiscono riduzione del tono dell'umore, sintomi depressivi, riduzione della libido.
sia sui dati, sia in base ai dati della letteratura, sia in base alla nostra esperienza, nella gran parte dei casi queste donne avevano già una storia positiva, un'anamnesi positiva per episodi depressivi, se non addirittura stavano utilizzando già gli antidepressivi quando hanno incominciato ad assumere la pillola, riferendo poi un peggioramento della sintomatologia. Allora, pensando a questa associazione appunto tra anamnesi positiva per episodi depressivi, sintomi depressivi e risposta all'estroprogestinico, mi chiedo se vi chiedo alle nostre relatrici se esistano in letteratura dei dati che possano analizzare un'eventuale associazione, che abbiano analizzato un'eventuale associazione tra depressione durante uso di pillola e comparsa di depressione postpartum, poiché tutte e due le circostanze sembrano avere delle chiare connessioni di tipo ormonale steroideo, insomma. Cioè, in altre parole, se una donna quando prendeva la pillola ha avuto episodi depressivi, è più un rischio di depressione postpartum oppure non esistono questi dati? Allora, i dati onestamente non dall'esperienza clinica posso dire di sì, però dovrei rivederla la letteratura su questi dati quanti sono, però sì, c'è una correlazione, clinicamente c'è una correlazione. Cioè se c'è un'anamnesi positiva per questo, solitamente sono più vulnerabili anche a una depressione. Quindi potrebbe essere qualche cosa di cui tener conto, ad esempio nello screening appunto di cui parlavi. Assolutamente. Per cui chiedere alla donna, lei ha mai utilizzato contraccettivi orali? Sì. Durante i contraccettivi orali ha avuto episodi, ha avuto sintomi depressivi? Perché questo potrebbe essere quindi un fattore di rischio e potrebbero essere delle gravide da tenere in particolare sotto particolare attenzione nel periodo puerpere, da tenere sotto particolare attenzione, sì, insomma. Perché potrebbero essere delle donne più vulnerabili alle oscillazioni ormonali, di conseguenza a maggior ragione durante il postpartum, certo. Sì, bisognerebbe probabilmente avere anche il gruppo di controllo di donne che prendono gli anticoncezionali per non concepire e non per una patologia che credo non sia particolarmente facilitante il buon umore. No, certo, però anche dal punto di vista di un utilizzo solo contraccettivo è noto che più o meno tra il 5 e il 7% delle donne comunque hanno episodi, riferiscono sintomi depressivi, insomma. Sì, assolutamente, bisognerebbe, sì. Sì, nella storia, se uno ha avuto sintomi depressivi nella storia, o per una vulnerabilità agli ormoni o per qualsiasi altro evento e ha fatto uso soprattutto di antidepressivi, uno ne rende conto. E la positività è un'anamnesi positiva per disturbi di aria affettiva, anche ansia, depressione, cioè non è necessaria anche la depressione, basta l'ansia importante, dei livelli di ansia importante, uno ne deve tener conto, ecco, diciamo così. Perché tutti questi passaggi esistenziali che accompagnano la maternità sono, diciamo, ansiogeni per struttura, non so come dire, cioè sono tutti passaggi interni importanti, una fase di transizione critica sul piano identitario, la gravidanza, e quindi, diciamo, delle vulnerabilità individuali è chiaro che emergono più facilmente. Allora faccio il lavoro moderatore, siamo... Direi che l'argomento è stato di un interesse, cioè abbiamo superato l'orario previsto. Io ringrazio ancora tutte le nostre relatrici, ringrazio il professor Vercellini e il suo staff, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, che erano 86 a un certo punto, adesso pian piano stanno andando a bersi l'aperitivo pre-pranzo, e ci vediamo alla prossima. Thank you.
però adesso la dottoressa Giola e il dottor Casaccia dovranno darci un aggiornamento per il nostro prossimo webinar. Sì, esatto. Mi unisco sicuramente ai ringraziamenti a tutti i relatori e a tutti i partecipanti di oggi. In realtà il picco di oggi è stato fino a 120 partecipanti nei momenti migliori. E il prossimo incontro invece è previsto per il prossimo sabato, quindi il 14 ottobre, come sempre alle 10, e avrà come titolo La morte in utero, implicazioni per la coppia e per il clinico. I relatori saranno la dottoressa Giovanna Bestetti, che è pedagogista e docente di pedagogia e didattica presso l'Università di Milano Bicocca, ci parlerà dell'impatto psicologico. La dottoressa Francesca Monari, ginecologa dell'azienda universitaria del Policlinico di Modena, tratterà la gestione ostetrico-ginecologica. Invece la nostra dottoressa Beatrice Tassis, che è la responsabile del consultorio e del pronto soccorso della clinica Mangiagalli di Milano, ci porrà un quesito importante, ovvero è possibile ridurre il rischio di morte in utero a termine? E in conclusione il professor Riccardo Zoia, che è professore ordinario e direttore della scuola di specialità di medicina legale sempre a Milano, concluderà l'incontro affrontando le implicazioni medico-legali. L'incontro sarà poi moderato dal professor Ferrazzi. Io quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio le nostre relatrici veramente per un incontro molto molto interessante su un tema proprio diciamo non così frequentemente affrontato. Ringrazio la professoressa Marconi per aver partecipato a questo nostro incontro e aver presentato le nostre relatrici moderato. Ringrazio la nostra Francesca e il nostro Filippo per assistenza tecnica e non solo, e l'appuntamento al prossimo sabato alle ore 10. Buon weekend a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci.